Ti posso rubare un secondo, Alessandro, giusto per... siccome si parlava lì sulla chat degli altri semi, o meglio delle altre piante, ortaggi, che escono da tutto quanto si è parlato, è prevista una serata su questo? Prevediamola. Prontissimo. Bene, preparati allora. Volentieri. Molto aperto. Ah, ecco, ad esempio, a proposito, visto che nella mail che mandai a Chiara Valentina proprio in vista di questa giornata mi è arrivata la notizia che avrebbero parecchio materiale da divulgare, io ve lo dico, se volete poi prendere anche altro tempo in altre giornate. Sono molto felice che questa cosa possa aver luogo, così come eventualmente le nozioni di Maurizio, così come qualunque tema che chiunque di voi voglia portare. Per cui da parte mia c'è totale apertura e accoglienza. Non sentitevi strette del dover mettere magari più del dovuto oggi perché pensate di non aver tempo in futuro. Sappiate che c'è tutto il tempo che vi serve anche in eventualmente altre giornate. Magari poi ci si potrà Grazie Ale, pensare. guarda, Prego. io credo che probabilmente sarà necessario, anche perché io e Chiara non siamo proprio così sintetici oltretutto, però è anche vero che per oggi abbiamo, diciamo così, cercato di portare a tutti le erbe che si trovano in questo periodo. Quindi potrebbe essere sicuramente interessante fare altri interventi, altre chiacchierate insieme. Ovviamente tutti siete invitati a dire la vostra e quello che siete abituati a fare proprio a livello di chiacchierata, ci mancherebbe, però magari anche distribuiti, non lo so, io dico così, anche un pochino più avanti, nel senso che magari parlare oggi di, non so, portulaca piuttosto che di altre erbe spontanee che magari si consumano e si trovano soprattutto, specialmente in un periodo estivo, potrebbe risultare un pochettino controproducente perché essendo veramente tantissime e soprattutto molte si assomigliano tra loro, noi non vorremmo che poi, visto quanta roba ci abbiamo da imparare tra l'agricoltura, le erbe spontanee, veramente si rischia di prendere e accantonare tutto. Quindi, visto che la nostra è anche un po' una volontà di sensibilizzare tutti verso queste famose erbacce. Perché no? Sarebbe molto interessante. Noi penso che posso parlare anche a nome di Chiara, che possiamo essere super disponibili, sempre che a fine serata ancora vogliate sopportarci, perché c'è anche da dire questo. Esatto, la diciamo alla fine. Facendo degli interventi magari però anche più avanti potrebbe essere anche tra 2, 3, 4 settimane, quindi magari dopo abbiamo fatto il corso con te, perché già l'ambiente circostante cambia e le erbe iniziano ad evolvere, a cambiare. Assolutamente in linea con l'evoluzione della vita e mi piace molto questa logica. In questo senso, voi oggi parlate di erbe spontanee invernali, diciamo. Sì, Ok, più che bello, altro bello. sì. Oggi sono Sì. le perenni, ovviamente, quindi che troveremo, ma quello che portiamo è sicuramente tutto ciò che possiamo già trovare ad oggi, che uscendo di casa tutti noi possiamo incontrare i vari ambienti in cui viviamo, coltiviamo, che frequentiamo. Fantastico. Sì, anche perché abbiamo comunque pensato che non avendo molto presente quale magari poteva essere un po' il livello del gruppo, poteva essere una buona idea magari partire con 2 o 3 idee per arrivare tutti un po' con la stessa prospettiva sull'argomento e poi in caso svilupparle più avanti, anche perché appunto fare 20 erbe tutte insieme che magari non si conoscono oppure sono le prime volte che ci si fa un po' l'occhio, diventa confusionario e poi veramente non si riesce più a distinguere niente. No, comunque abbiamo scelto delle piante che sono abbastanza diffuse in tutta Italia, poi Ok. appunto io e Valentina abitiamo già in 2 posti abbastanza diversi, infatti mi ha mandato foto, io ho la neve su, adesso proprio quindi di 0 erbe,
mentre invece lei una foto di senape fiorita e tutto perciò già così facciamo un bel mix di ambienti. Perciò sì, ovviamente ci sono alcune piante che sono molto comuni in realtà in tutta Italia e altre che magari sono molto più specifiche, quindi la cosa che appunto da cui noi partiremo poi anche per fare un po' la premessa è quello appunto di rivolgersi e occuparsi della propria flora locale, perché ovviamente essendo sparsi per tutta Italia può cambiare anche abbastanza significativamente quello che cresce e i momenti in cui cresce. Perciò noi abbiamo cercato di dare quelle proprio un po' più comuni, che sono proprio quelle basi che di solito si trovano abbastanza diffusamente. E a parte un paio di erbe che invece io non conoscevo, che ha Valentina, e perciò in generale è abbastanza facile che le troviate anche nel vostro giardino, ovunque siate. Forse ecco, quella un po' più lontana è la Sardegna, che io non ho molto presente come ambiente di raccolta, e perciò sì, vanno adattate. E infatti il nostro consiglio è quello appunto anche di rivolgersi, soprattutto se si è un po' alle prime armi nel riconoscimento e nella raccolta, che sono uno subordinato all'altro e non in ordine scambiabile, di rivolgersi a persone che operano e che hanno presente la zona e che raccolgono nella zona, perché ovviamente anche a seconda dell'ambiente, ma questo dipende a prescindere dal, non so, cambio di regione, ma proprio da un ambiente all'altro, che può essere dal giardino di casa mia dove ho l'orto, possono cambiare abbastanza radicalmente le forme e la morfologia delle piante, come si presentano. E quindi anche quello fa la differenza, soprattutto le prime armi nel riconoscimento. Può essere che un tarassaco non viene riconosciuto perché non ha le foglie, come quello che ho visto nel libro, che anche lì è tutto un altro capitolo. E mentre invece una persona esperta che comunque frequenta le zone, comunque raccoglie in zona, può dare delle indicazioni assolutamente più concrete, più pratiche e più sicure. Per quello assolutamente. Sì, anche perché poi molte piante sono polimorfe, quindi magari la stessa cicoria comunissima, se ha più possibilità di attingere un ristagno idrico, magari ha delle foglie completamente differenti rispetto a una cicoria che invece ha un clima più arido, un ambiente più arido, o anche al periodo stesso. Quindi poi lo vediamo insieme, comunque già guardando tutta la pianta, quindi dalle prime foglie basali, che di solito sono un pochino più autentiche, fino alle più giovani, riusciamo a comprendere bene la pianta. Però è ovvio che basarsi soltanto su una chiacchierata tra di noi con delle foto virtuali, qualche campioncino l'ho raccolto adesso di erbette che mi serve per far capire come si riconoscono bene, però sarebbe un po' impossibile. Poi adesso non è che se scambiamo e confondiamo un tarassaco con una cicoria, effettivamente si muore, ragazzi. No, il 90% delle erbe spontanee sono edibili. Però, come dice anche la mia insegnante, la Sibilla delle Erbe, bisogna fare un po' le cose in grazia di Dio, no? Quindi ci sono tante cose depurative, perché mi devo bere l'acqua della cicoria che è amara. Quindi è vero che bisogna poi andare a confrontarle, come diceva Chiara, nel proprio territorio locale. C'è proprio questa rete, le case delle erbe che sono ovunque, che servono proprio a fare questi riconoscimenti, oppure degli esperti locali. Sì, anche perché da quel punto di vista negli ultimi anni è una cosa che si sta riscoprendo molto, quindi è anche abbastanza facile, soprattutto magari nella rete delle aziende agricole, trovare corsi dedicati, giornate con persone e quindi fisicamente presenti sul campo, perché appunto anche il riconoscimento attraverso le foto sui libri è abbastanza difficile, perché dalla foto magari non si vede la foglia, tu la trovi in un'altra forma, è tutto abbastanza complesso e soprattutto capita anche nei libri, anche libri appunto a tema, che ci siano foto che non corrispondono. Quindi bisogna sempre essere un po' critici e avere un po' l'occhio e appunto avere il dubbio del se non la riconosco al 200%, non ne vale la pena, nel senso che appunto il 90% delle piante sono commestibili e facilmente se ne mangiate una foglia,
no, non vi fanno niente di male, anche se non è la pianta che pensavate di aver raccolto. Però ci sono anche specie che sono tossiche e anche velenose, anche mortali, come per esempio il colchicum, oppure che assomiglia al crocus, che però sono mortali, perciò nel senso bisogna farlo con questa cosa presente, nel senso che è tutto molto bello finché non scambio veramente una cosa nociva per una cosa da mangiare, nel senso bisogna stare attenti, come tutte le cose che si mangiano, sia nella parte di raccolta e riconoscimento che poi nella parte di conservazione, perché anche lì devono esserci un po' di accortezze. Sì, io personalmente all'inizio ho iniziato da manuali, quindi da libri, e sono sincera, ho aspettato il primo anno e mezzo, prima di raccogliere le erbe per comprendere appieno che fosse l'erba in questione, quindi ho aspettato che tutte le erbe che avevo più o meno segnalato fiorissero, in modo da avere un quadro generale della pianta. Dalla sua rosetta basale, quando spunta nel terreno, fino al momento della fioritura, in cui poi anche le piante stesse, ma come i nostri ortaggi coltivati, cambiano. E quindi in quel modo avevo più certezze, ok? Ma ovviamente quando arriva una persona che ti segue, ti aiuta, oppure ecco, ci sono delle piante edibili che però non hanno un buon sapore, quindi perché effettivamente raccoglierle, ok? Io ho mangiato perché da curiosa riconoscevo, capivo che era quella, eccetera, quindi volevo sapere qual era il sapore, ma effettivamente è un'erba che già sulle mani si sente che è proprio puzzolente, si usa per mandare via le mosche, quindi in un misto di erbe non è che te lo esalta il sapore, quindi ecco, non avvicini le persone così, però io per la mia curiosità l'ho voluto fare. Ecco, quindi è importante tutto, e poi dalla semplice letteratura o da un corso mancano i sensi. Cioè, quando raccogliamo le erbe è una vera e propria atto di guarigione, ovvero è come una meditazione, ti rigenera già il fatto in sé, ma anche perché è un lavoro in cui noi utilizziamo effettivamente uno dei pochi lavori in cui noi utilizziamo tutti e cinque sensi. Quindi è una ricchezza e dico anche una frase che riporta sia la mia Sibilla che il nostro prof Alessandro, che c'è anche questo ritorno, questo tramando della memoria del gesto, quindi l'autenticità vera che poi è il nostro DNA. Quindi è proprio, è un atto psicomagico andare per erbe, non è semplicemente ok, l'insalata ancora non è nata, fammi andare se trovo un po' di songus. È un qualcosa di meraviglioso, ecco, e che anche magari più scettici, magari prima assaggiandone il sapore, quindi apprezzandone il gusto, poi sono incentivati e ti dicono: ma sai che c'è ragione, è una cosa rigenerante. Ed è anche preferibile una semplice passeggiata in mezzo alla natura. Quindi stacchiamo completamente la testa, la spina, perché focalizzati in un atto di riconoscimento, e quindi siamo veramente ancora di più immersi ed intrisi nella natura che ci circonda. Siamo consapevoli, siamo presenti nell'atto e nel momento, presenti di quello che facciamo, quindi ci rendiamo proprio conto. E non è una cosa così scontata, rendersi conto. Io, mentre mandavo le foto a Chiara, c'avevo questi video di quest'estate al tramonto, quindi quella luce, ma non è una luce infuocata estiva. E con una distesa, no, di fiori sotto l'uliveto di erbe spontanee. Io sicuramente, se non ero andata per erbe, quel paesaggio, ma non sarei perso, avrei sorvolato. Invece, ecco, essere proprio in quello che fai è un atto di magia, è un atto curativo. Ecco perché si merita, per rimanere il vuoto mentale, no? Poi ci si guida nelle meditazioni. Sì, sono d'accordo, nel senso che comunque è un ritorno a una serie di pratiche che erano molto comuni nel secolo scorso e in tutti i periodi precedenti, e che anzi, anzi, totalmente, sono anche un po' i precursori di quella che poi è l'agricoltura, perché comunque la raccolta e il riconoscimento di ciò che è commestibile è il passo
prima della domesticazione, e poi andremo anche a vedere che cosa comporta la domesticazione. È una cosa che, per esempio, io ho iniziato a farla, ma proprio molto inconsapevolmente, perché me l'ha fatto fare un paio di volte mia nonna con i virsuli, che sono un'erbetta comunissima che cresce nel prato, e io sono cresciuta conoscendo questa erba e a un certo punto, quando poi inizi a riconoscerla, la vedi ovunque. È anche un modo di capire, comprendere e conoscere e dare un nome a quello che ci circonda per non avere intorno tutta erba. Che banalmente l'erba, quella fili, è l'unica che non si mangia. Però non è... quando si pensa al prato spesso si pensa alla distesa di fili d'erba, mentre invece molto spesso si tratta di una cosa molto più complessa. Se si pensa anche solamente al profumo del fieno, oppure a quanto è vario appunto proprio il bouquet di erbe del fieno, e perché si parla di alimentare comunque anche le mucche con fieno che non sia proprio solamente da coltivazione, è diverso quello che si mangia al pascolo, quello che si mangia da foraggio, sia già presente che diversità e che biodiversità ci sia all'interno di un prato che a prima vista io guardo e non riconosco, è vero, solo come insieme prato, mentre invece ha un'identità ben precisa che cambia tantissimo da un posto all'altro. E comunque approfondire questi aspetti ti permette anche di un po' poter conoscere, ma conoscere anche per poter tutelare. Perciò a me è capitato di non conoscere una serie di piante, e poi quando ho iniziato a studiarle, me le hanno fatte notare, me le hanno fatte vedere, ho iniziato a riconoscerle in altri punti in cui non le avevo mai viste, ma solo perché io non avevo l'occhio per vederle. E si può trattare di un banalissimo trifoglio, come può trattarsi di un'orchidea selvatica, che è una specie protetta. E questo ti aiuta anche comunque a orientarti in quelle che poi possono anche essere le scelte nel momento in cui si va incontro a una pratica agricola. Perciò se io ho l'occhio per vedere, non lo so, che ho un prato e ho una zona in cui crescono le orchidee o qualsiasi altra pianta che potrebbe avere un valore o potrebbe essere protetta o rara, posso anche scegliere di preservare quella parte e di tenerla per il valore che ha. Perciò da quel punto di vista sicuramente ti aiuta a vedere oltre e ti aiuta un po' a fermarti, perciò a vedere il paesaggio proprio in una prospettiva diversa sicuramente, e a vedere anche quanto è ricco questo paesaggio, perché molto spesso si pensa che da un prato, da un incolto, da un bosco, una zona abbandonata sia qualcosa di sterile da dover trasformare, mentre invece molto spesso quello che c'è già sopra è estremamente ricco, è solo che non si è in grado di riconoscerlo. Ci sono tantissime piante commestibili che sono quelle che di solito nell'orto vengono estirpate. A me capita di fare un giro nell'orto di mia nonna prima che inizi a piantare le insalate primaverili, e di solito c'è una marea di piante commestibili che stanno spuntando e che di solito vengono o sradicate oppure comunque diserbate in vari modi. E può essere tranquillamente anche un'attività per persone che si stanno approcciando per la prima volta al terreno, quindi proprio nella fase di preparazione del terreno, appunto di riabilitazione, molto spesso le erbe spontanee ce la fanno benissimo anche dove gli ortaggi magari stentano un po' di più in un periodo di trasformazione del suolo, come abbiamo visto. E questo può essere una perfetta risorsa anche per tutte quelle persone che magari pensano di far partire un'attività agricola e magari non sanno che hanno già una risorsa prima ancora di avere quello che può essere un impianto per l'orticoltura oppure per i piccoli frutti. E può essere una scelta interessante, nel senso, io posso portarvi solo la mia piccola esperienza nell'azienda con cui sto collaborando, però c'è spazio per queste cose, soprattutto negli ultimi anni è cresciuto molto l'interesse anche per le erbe spontanee in ambito agrituristico, in ambito culinario, e è quindi un mercato, bene o male. È ancora di nicchia, molto di nicchia, però è comunque qualcosa di interessante, oltre ovviamente all'aspetto di autoproduzione, perché è sicuramente la parte di raccolta del non fare, proprio perché non, tendenzialmente non si coltiva.
coltivano e crescono anche dove non si vuole, però è assolutamente una risorsa in linea con anche tutto quello che ci siamo detti in questo corso. E lo diceva anche Francesca, che proprio nei primi momenti della loro attività magari non cresceva come avrebbero desiderato gli ortaggi, ma le erbe spontanee imperavano e portava le erbe spontanee, quindi anche lì era una educazione, una sensibilizzazione al cliente che poi richiedeva le stesse erbe, perché poi hanno tutte un loro sapore caratteristico e da molte di loro poi derivano anche gli ortaggi che noi oggi coltiviamo, no? Come già anticipava Chiara, quindi è un circolo secondo me da chiudere, non esistono solo gli ortaggi da coltivare, gli altri sono erbacce cattive che mi rubano lo spazio e i nutrimenti, ma magari se vogliamo analizzare un pochettino di più nella profondità, visto che poi non mi ricordo se nella chat si parlava delle micorrizie eccetera eccetera, si parla quindi di un linguaggio globale che le singole piante svolgono tra loro, e quindi quella che per me è un'erbaccia, che però ha già il suo sostentamento, è già radicata nel suo posto, magari è vero che mi ruba quei centimetri di campo, di orto, ma è vero anche che magari se alla mia coltura piantata gli serve un elemento, lei magari non avendo dentro di sé principi razziali, glielo può donare. Quindi sono anche diversi punti di vista che noi ci sentiamo un pochettino di portare, insomma, no? Poi si è sempre detto, noi siamo all'interno di un gruppo e di un contesto con una consapevolezza di già che la terra è un elemento comunque vivo, che ha un suo ecosistema anche forse molto più sviluppato del nostro, che va dalle radici alle foglie, ma anche tutta l'organizzazione degli impollinatori, delle api e quant'altro. Quindi ritorniamo su argomenti trattati come quello appunto del fiore, quindi la pianta che lasciamo spontanea, che non calcoliamo, sono proprio quelle piante che tutte vanno a fiore, quindi vanno anche a completare quel circolo di oli essenziali, minerali che vanno a portare in tutte le parti dello sviluppo della pianta, fino a poi a riportare al terreno, più che le nostre orticole che invece tagliamo per la maggior parte prima che compiano poi la fioritura per consumarle. Quindi ci sono secondo me dei micro e macro mondi da andare a valutare nella scelta o meno di non solo raccoglierle, perché poi non è detto che tutti diventiamo raccoglitori di erbe spontanee, ma quantomeno riconoscerle, insomma, comprenderle, comprendere che non sono le cosiddette famose erbacce, ecco, già sarebbe un passo in avanti. Veniamo, ok, dovrebbe stare registrando. Conviene okay. Tenere sotto controllo pure a chat, una dei due, a chat sì, il davanti, gruppo. Così chi esce, chi entra. Sì, perché anche da me non va tanto internet, infatti ho due sia il telefono che ogni tanto se mi vedi che entro e esco ho visto mi che piace, entravi, sì. Perché non ho la linea stabile per niente. Cioè. No, io spero che la mia sia stabile, perché e quindi proprio per il fatto che sono piante che sono presenti sul territorio e in grado di adattarsi a tutte le possibili variabili di quel posto, sono anche piante che appunto questa caratteristica in realtà è estremamente legata anche al tipo di nutrienti che le piante hanno in sé. Perché? Oltre ai nutrienti tradizionali, quindi minerali e vitamine che conosciamo tutti, da diversi anni sono noti anche dei nutrienti che sono chiamati fitonutrienti e sono tutte quelle sostanze come i polifenoli, i carotenoidi, che sono molto importanti per la loro funzione antiossidante fondamentalmente, quindi la lotta ai radicali liberi, e che sono anche
il motivo per cui viene consigliato di mangiare tanta frutta e verdura, perché hanno la presenza di questi fitonutrienti. Ecco, questi fitonutrienti si formano nelle piante in realtà in origine come reazione e come protezione della pianta nei confronti di pericoli, oppure anche solo banalmente l'esposizione ai raggi UV. Perciò la pianta deve creare delle sostanze che le permettano di non essere bruciata dai raggi UV, essendo comunque presente sotto il sole tutto il giorno, non potendo spostarsi, ha bisogno comunque di avere un sistema che le permetta di fare questo. E questo è una dei modi in cui le piante fanno questa cosa qui. Quando noi assumiamo questo tipo di sostanze, anche queste ci aiutano a fare tutta una serie di funzioni di protezione, soprattutto a livello cellulare, che sono molto benefiche, soprattutto nel lungo termine. Si è visto in diversi studi, è piuttosto diffusa come conoscenza, che le piante spontanee, che quindi sono sottoposte a tutta una serie di stress da adattamento, perciò se c'è troppo caldo e non piove, non c'è nessuno che gli dà da bere. Se c'è troppo umido, devono adattarsi o muoiono. Se arriva un bruco o una cimice che se le mangia, devono essere loro a trovare il modo per rimanere in equilibrio e per continuare a comunque prosperare. Ed è proprio per questo motivo che al loro interno hanno dei livelli di queste sostanze che sono estremamente più alti rispetto a quelli che invece troviamo proprio, per esempio, negli ortaggi classici, che sono tutti degli ortaggi che sono stati sicuramente selezionati per avere una serie di caratteristiche, che possono essere la grandezza, che possono essere il sapore, che possono essere la possibilità di riprodurli in maniera un po' più standardizzata, ma che hanno perso di vista tutto questo contenuto di nutrienti, che invece è estremamente importante per il nostro organismo. E questo è un punto a favore del perché mangiare le erbe spontanee, perché è così importante. Anche a livello di sali minerali e vitamine, le piante selvatiche tendono ad avere dei livelli estremamente superiori rispetto alla frutta e alla verdura classica. Vediamo se vi trovo un esempio. Per esempio, nell'ortica abbiamo presente ben 5 volte il ferro che abbiamo negli spinaci. Oppure anche nel tarassaco abbiamo fino a 17 volte la vitamina A che troviamo sempre negli spinaci. Quindi parliamo proprio di quantità importanti. E da questo punto di vista può essere anche interessante a livello agricolo. L'idea è una cosa che io ho iniziato a fare l'anno scorso nel posto dove lavoro, che è poi appunto dove ho l'orto. A un certo punto le spontanee crescevano molto meglio degli ortaggi, soprattutto quell'anno. Quindi, proprio visto perché noi li usiamo in agriturismo, quindi comunque facciamo raccolta spontanea, comunque andiamo per erbe, la raccolta spontanea è sicuramente un'esperienza bellissima, è sicuramente una cosa che consiglio, però nel momento in cui diventa una cosa che è anche per una produzione che non è solo di autoproduzione, è impegnativa, nel senso che comunque se io ho il mio filare di more, il mio filare di lamponi, il mio filare di cornetti, li raccolgo, sono lì, sono tutti insieme, più o meno so quanto ci metto, più o meno so quanto ne tiro fuori. Nel momento in cui mi devo mettere a raccogliere perché ho un pranzo, perché devo venderlo, perché tutte queste cose, e devo farmi il giro di 12 ettari di prato perché non so dove cioè magari so dove troverò questo e quest'altro, ma non so quanto ne troverò, quanto ci metterò, diventa impegnativo. E in fatto di tempo, in fatto di fatica, la pulizia delle erbe spontanee è impegnativa, nel senso che richiede almeno tanto tempo quanto quello che tiene la raccolta. E una delle opzioni, che è una di quelle che stiamo praticando, è quella di riprodurre le piante spontanee
impostandole a mo' di coltivazione. Perciò io avevo un filare dove facevamo la riproduzione della mora, in cui avevo veramente tantissima silene. Nel momento in cui abbiamo fatto il trapianto, abbiamo trapiantato anche le piante di silene che avevamo in più, tanto sono piante tendenzialmente molto resistenti e che non hanno problemi di trapianti vari ed eventuali, e le abbiamo messe in filare. È molto bella la raccolta spontanea, ma fa la differenza averla tutta insieme nel momento in cui devi raccoglierla. Quindi, e anche perché molto facilmente è una pianta che dà buoni risultati anche coltivata. Di solito se cresce nel prato, in filare cresce anche piuttosto bene, perciò non dà di questi problemi. E può essere un'idea anche solo per implementare o comunque aggiungere una serie di varianti alla propria dieta. Oppure anche banalmente alla vendita, può essere quella cosa che si offre di diversa. Anche lì c'è bisogno di fare un'educazione al cliente, perché c'è chi si butta ed è curioso, c'è chi è un po' più reticente, perciò bisogna un po' convincerlo, però non è detto che si debba mangiare tutti i giorni, anche perché appunto le erbe spontanee sono molto, molto ricche di tutta una serie di sostanze, e ce ne sono per esempio alcune per cui non è consigliabile consumarne in grandi quantità, anche perché appunto, per esempio, poi questo ne parlerà anche Valentina quando fa il focus più sul come approcciarsi alla raccolta, quindi quelle sono un po' le cose da tenere a mente prima di andare a raccogliere. Io so dove posso far crescere le mie verdure, però non è detto che io sappia esattamente cosa è successo in quel pezzo di prato, anche se ho preso tutti gli accorgimenti del caso. Magari ho un deposito di azoto, magari ho comunque altre sostanze che non possono essere controllabili. E in questo caso, ovviamente, variare è sempre la chiave, nel senso, può essere un'aggiunta all'alimentazione. E puoi aggiungere appunto anche tutta una serie di sapori che sicuramente non sono quelli a cui siamo abituati, perché un'altra cosa che si è fatta a livello di selezione è stata quella di selezionare molto spesso le verdure e gli ortaggi che hanno un sapore più gradevole, quindi tendenzialmente più dolce, e di eliminare tutta una serie di piante che hanno dei gusti più amari, come per esempio le tante erbe spontanee dell'inizio della primavera, che hanno dei gusti amari, ma hanno dei gusti amari perché le sostanze che contengono, che sono sostanze che a noi fanno bene, sono tendenzialmente amare. Quindi non è detto che solo perché è amara allora non ci fa bene. Ovviamente magari non ti fa venire voglia di mangiarti un'insalata solo di tarassaco, però può essere interessante comunque aggiungerlo alla dieta. Con questo, Valentina, se tu vuoi andare con il tuo monologo... Sì, io grazie intanto, perché è una parte molto importante questa di cui ci ha parlato Chiara, questa parte introduttiva. E confermo che io mangio erbe spontanee praticamente quasi tutti i giorni, almeno finché il mio orto non è in produzione. Però ecco, la parola chiave è variare. Variare anche i tipi di cottura per non stancarsi delle solite cose, ma anche variare i tipi di erba. Quindi magari si comincia con due o tre erbe su cui ci sentiamo più sicuri nel riconoscimento, per poi ampliare la vasta gamma. Ma poi ci pensa anche madre terra di per sé, perché in realtà con il progredire, con il cambiare delle stagioni, cambia tutto l'ambiente intorno a noi, nascono nuove erbe, degli arbusti ed alberi fanno le bacche piuttosto che i frutti, piuttosto che i fiori, e quindi si cambia un po' anche in questo senso. Quindi è bene coltivare la nostra lattuga e aggiungerci magari ecco della pratolina, la margheritina, i fiori di calendula, piuttosto che anche i fiori di rosmarino. Quindi in realtà tutto quello che è un mix è super consigliato. Allora, noi abbiamo delle regolette da dirvi per raccogliere le erbe. Queste regole parlano semplicemente di un rispetto estremo di madre terra, ma anche di praticità. La prima regola è quella di ovviamente scegliere dei luoghi i più incontaminati da agenti inquinanti possibili. Quindi...
ovviamente posso trovare nel centro di Roma tantissima malva nella rotatoria, ma magari è il posto più sconsigliato dove raccoglierla per poi farmici una tisana. Ok, questo è molto chiaro per noi. Dovremmo cercare di raccoglierle anche in terreni incolti che siano lontani dagli appezzamenti invece da industria, quindi di coltivazioni intensive, per tutto un discorso di agenti inquinanti che comunque arrivano. E molto spesso, se troviamo delle piante simbolo, come per esempio il biancospino, che è una pianta che poi approfondiremo, quindi un piccolo spoiler che vi do, e che è una pianta che va proprio ad essere coltivata appositamente intorno alle fonti d'acqua, anche nelle fonti d'acqua sacre in alcune colture, perché va proprio a purificare la terra e quindi le falde acquifere da agenti inquinanti. Quindi se magari in questi terreni ci sono dei biancospini, possiamo essere leggermente più tranquilli che abbiano fatto anche un'azione di purificazione, ok? Quindi questo è un po' già un vademecum, quindi terreni il più incolti possibili, lontani anche da dove fanno i bisogni gli animali. Quindi se ho un terreno incolto in cui hanno costruito uno sgambamento cani, magari devo cercare anche lì di tenermi un po' lontano, perché ovviamente sarà un terreno molto trafficato e quindi soggetto anche alla menzione dei cani e degli altri animali, ok? Poi, una cosa molto importante per andare per erbe è quello di andare con un cesto, un classico cesto in vimini, quindi o una cassetta della frutta, per così dire, quella in plastica traforate, e non con una classica busta o un qualcosa di completamente chiuso stagno. Allora, Fabio Mugelli ha il microfono aperto. Esatto, sì, stavo cercando di chiuderlo ma non riesco a capire come. Perdonate! Vai tranquilla, abbiamo sentito tutto! No, non è vero, non ti ho sentito nulla. Comunque, dicevo che il discorso del cesto o di una cassettina in plastica traforata non è soltanto per la memoria del gesto, che comunque fa la sua parte, ma è proprio per un discorso di rispetto dell'ecosistema e della biodiversità. Perché? Perché la terza regoletta è quella di pulire le erbe in campo. Quindi quando noi andiamo a prelevare un'erba, andiamo poi a pulirla in campo per vari principi. Il primo è che lo stesso principio di come si raccoglie una lattuga piuttosto che un pomodoro, una zucchina, non la portiamo in casa con la pianta e tutto, ma raccogliamo in purezza un pomodoro. Se magari è pure sporco, gli diamo una pulita e lo presentiamo, lo portiamo a casa già pulito, quindi se c'è la terra la lasciamo sul campo. Ecco, lo stesso motivo, anche le nostre erbe spontanee vanno pulite sul campo. Essendo parte stessa della terra, molte erbe, vedremo dalle foto, crescono proprio con la rosetta basale appiccicata alla terra. Addirittura, quando andremo a tagliarle, fanno una sorta di curva, quindi sembrano una fontana, un effetto fontana, ok, che vanno verso il basso, proprio perché tendono ad appiattirsi sul terreno sottostante. Quindi la pulizia in campo ci agevola anche molto il processo di pulizia in casa, e quindi andiamo a togliere tutti i filamenti, perché le erbe poi crescono anche aggrovigliate, non è così semplice come appunto infilare se coltivate con la distanza e quant'altro. Andiamo a togliergli la parte del colletto che magari non ci serve per la cottura, e quindi con un coltellino che dobbiamo sempre portarci dietro, un altro accorgimento da tenere, andiamo a pulirle bene, quindi portiamo a casa una rosetta o delle foglie già praticamente pulite. Quando noi le mettiamo nel nostro cesto o cassettina, se eventualmente ci sono fiori, perché molte erbe spontanee possono essere mangiate anche se sono in fioritura, o possiamo raccoglierne proprio i fiori, oppure se ci sono comunque delle spore, dei residui, noi li ridiamo a madre terra e quindi li lasciamo continuare il loro processo di anche impollinazione tra di loro e di riproduzione naturale, quindi non impediamo niente. Oltretutto, le erbe spontanee noterete quando le raccoglierete che sono veramente molto molto facili all'avvizzimento, nel senso che già dopo un'oretta due di averle raccolto perdono subito i fluidi, perdono acqua, di conseguenza si afflosciano in un istante, quindi molto diverso dagli ortaggi. Ecco perché i supermercati non potranno mai
commercializzarle, perché già dopo 2 ore sembrano vecchie, ok? Di conseguenza anche il fatto di essere in un cesto abbiamo molta più traspirabilità, quindi abbiamo una riserva energetica maggiore per le nostre erbe che saranno più belle. Un'altra cosa che è importantissima, che già diceva Chiara, se non sono sicurissimo non lo raccolgo, quindi non mi azzardo. Se voglio utilizzare una pianta per un campione mi limiterò magari a 1, 2, 3 fogliolini o ad un fiore, quindi non vado a distruggere magari un ecosistema. So che sembra molto strano e soprattutto troppo, insomma, questo argomento, troppi accorgimenti, ma ragazzi, noi vediamo quando ci sono le calendule, gli spinaci selvatici, che purtroppo c'è un, non lo so, una razzia vera e propria di queste erbe, quindi senza nessuna accortezza la pianta stessa. Un altro accorgimento da tenere è quello di portarsi un coltellino. Perché questo? Perché con una lama affilata riusciremo sicuramente a facilitarci l'opera noi di raccolta e in secondo luogo a non rovinare la pianta, quindi nelle piante più alte, per esempio la senape bianca, senape salva, non andiamo a strappare rami e foglie grandi che possono produrre altre foglie e quindi garantire la sopravvivenza della stessa pianta, ma anche perché andiamo proprio a impedire di sradicare le erbe, le piante. Quindi se vado a raccogliere una cicoria e magari il terreno è umido, è bagnato come l'autunno o l'inverno, se vado a forzare, quindi prendo tutte le foglie, viene via tutto, viene via anche la radice o la caccialepre, che poi vedremo. Quindi effettivamente noi andiamo a fare un diserbo manuale in questo modo. Invece un accorgimento che chi fa corsi e quant'altro deve obbligatoriamente dire agli altri è proprio quello di non sradicarle, perché così loro possono continuare e ricrescere, quindi le lasciamo sopravvivere, poi si adattano loro a come fare, ci pensano loro, sono molto resilienti, noi prendiamo quello che ci serve. Questo è un po' lo stesso spirito che io ho visto anche nei video del nostro prof di Alessandro, che con i radicchi, con le lattughe, con il finocchio stesso li taglia 2 centimetri dalla terra per permettere alla pianta stessa di poter rifare un altro prodotto, quindi di ritornare in produzione. Quindi lo andiamo a fare sia per una nostra produzione, quindi per un voler sfruttare, ma sfruttare per l'accezione positiva del termine, la nostra cultura al massimo, ma anche sulle erbe proprio per un discorso di rispetto ecosistemico, ok? Quindi questo è importante. Mai più del necessario, molto spesso sempre con questa senape che adesso abbonda, quando siamo lì, cioè su, abbiamo delle estensioni megagalattiche, quindi siamo lì per raccoglierla, poi essendo arbustiva, diciamo che è anche molto semplice, molto pulita come erba, quindi è facile anche raccoglierne più del dovuto. Quindi un altro accorgimento di non raccoglierne più del dovuto, perché ritorniamo al discorso di prima, che dopo 2 ore sembra già da buttar via. Quindi effettivamente non la possiamo neanche conservare per il giorno dopo. Quindi il giorno dopo un'altra pulizia, un'altra passeggiata tra le erbe, se vogliamo raccoglierle, per avere il prodotto fresco, insomma, questo un po'. Poi, con il nostro coltellino, come dobbiamo fare a raccogliere le rosette? Andiamo a prendere tutte le foglie, quelle basali, quindi quelle che sono più appiccicate al suolo possibile. Poi magari alcune piante sono più al suolo in alcuni ambienti perché sono un pochettino più in arido cultura. Magari se piove, la cicoria è una di queste, quando comincia a essere primavera oppure tarda estate, autunno, quando piove si alza, proprio sembra rigenerarsi dalla pioggia. Quindi andiamo a prendere tutta la rosetta che ci vogliamo portare a casa e con il coltellino tagliamo alla base, proprio sopra il terreno. Quindi lasciamo la radice interrata e ci portiamo via una rosetta che è completa, ok? Quindi non la singola foglia una per uno, che magari si potrebbe anche disperdere. Quindi questi sono dei piccoli accorgimenti e suggerimenti che ci possono aiutare. Poi possiamo già dividere le erbe nel nostro cesto, perché ci sono delle erbe che sono più buone da mangiare da sole, delle erbe che vanno in misticanza, delle erbe che vanno cotte, delle parti delle erbe che vanno crude, il fiore, le bacche per gli oleoliti, quindi già una divisione anche lì ci aiuta, perché poi quando torniamo a casa le erbe magari si mischiano, prendi ogni singola foglia ed è un lavorone
anche quello, quindi questo è un po' un vademecum di sopravvivenza per i raccoglitori, ok? Quindi queste sono un pochino le regoline. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa anche tu dalle tue esperienze? Sì, no, esatto, io insisto su questa cosa, ma poi quando una persona si mette a raccogliere se ne rende conto, la parte di pulitura è lunga, quindi anche l'idea di non raccogliere tutto il raccoglibile, ma raccogliere con l'idea che poi devo pulirlo e non è una materia che si conserva. Quindi avere l'idea che, ok, lo raccolgo adesso, ma devo anche avere il tempo di lavorarlo adesso, perché ce n'è qualcuna che poi si riprende magari dandogli una lavata, però ce ne sono alcune che perdono proprio tantissimo sia consistenza che proprio presenza da quel punto di vista. E poi appunto la questione di dividere, ecco, perché un conto è quando sei in campo che raccogli una foglia qui e una foglia là, ma ti risparmi un lavoraccio quando torni a casa che devi separare le foglie, magari un po' appassita, perciò non capisci più se è da una parte o dall'altra, puoi fare il gruppo, fai il mucchio, e finisci per perdere magari la voglia di pulirle e magari buttare via un sacco di materia prima e anche tanto tempo, perché comunque è tanto il tempo che ci si mette, è proprio un lavoro certosino da mettersi lì e farlo, e può essere molto piacevole e molto proprio di presenza, però ecco, è un lavoro che va considerato in tutte le sue fasi e a cui va dato il giusto tempo, appunto. Quindi non raccolgo se tra un'ora devo uscire, magari so che non riuscirò a fare tutto, piuttosto magari rimando. E ecco, è un po' quella l'idea. Vogliamo andare con le slide? Faccio ancora un piccolo focus che non l'abbiamo ancora detto, ecco. Le erbe di cui vi parliamo noi sono tutte erbe spontanee, non protette, ok? Perché? Perché la flora italiana è divisa in diverse categorie, alcune delle quali e alcune specie delle quali sono flora protetta in modo assoluto oppure con la raccolta regolamentata. Queste leggi sono regionali, quindi io posso darvi i riferimenti normativi che seguo io per la regione Lombardia, ma voi dovete attenervi a quelle della vostra regione, anzi a volte cambiano anche a base provinciale e in alcuni comuni addirittura ci sono delle particolarità, quindi è molto molto importante informarsi, perché poi quando magari capita che io sto raccogliendo con l'idea di fare qualcosa che comunque è innocuo, magari mi trovo in mano con la pianta che scopro che nel mio comune, nella mia provincia, è particolarmente rara, è soggetta a protezione e rischio anche una bella multa, nel senso sono comunque cose importanti da tenere a mente. Da questo punto di vista, appunto, ci sono degli elenchi a livello regionale che è importante comunque consultare prima di approcciarsi, soprattutto perché un po' ci aiutano, ci guidano comunque nella raccolta e un po' anche per riuscire un po' a captare quello che c'è intorno a noi, riuscire un po' a captare anche comportamenti di altre persone che possono essere scorretti, nel senso che io ho presente mio nonno è di una generazione di raccoglitori che faceva piazza pulita di un sacco di cose, perché era una cosa di tradizione, perché era una cosa che faceva quando era giovane, lo faceva per fame, perciò per bisogno. Però, per esempio, ci sono posti in cui la raccolta dei nuovi getti del pungitopo è vietata o comunque regolamentata, come la raccolta dei ciclamini, come la raccolta degli asparagi selvatici. Ed è importante perché comunque quello che io posso percepire nel mio luogo può essere che magari ho una popolazione molto estesa con tantissimi esemplari, ma magari è una popolazione particolare che in quella zona è particolarmente densa, ma poi altrove non ne ho. Quindi non posso solo pensare al mio orticello, devo vedere la cosa un po' più grande, che è l'idea con cui sono fatte queste normative, di aver presente una popolazione di cui magari noi non possiamo avere presente effettivamente l'entità. Ecco, e quindi assolutamente informarsi, ci sono gli elenchi, ovviamente bisogna farci un po' l'occhio perché ovviamente
bisogna sapere il nome della pianta che si sta cercando, però sono molto reperibili, nel senso che si trovano tranquillamente in rete, molto spesso anche associazioni come il WWF oppure gli enti dei parchi, spesso hanno gli elenchi e anche in formato poster con proprio le foto, non so, è facile vederli magari nei rifugi o così. Ed è importante per approcciarsi, perché appunto l'idea è quella di approcciarsi con rispetto, e il rispetto è anche nei confronti della legge in questo caso, perché comunque si va a toccare un patrimonio che è di tutti, e purtroppo si è rischiato molto spesso in passato che questo patrimonio venisse messo comunque in discussione o comunque a rischio da parte magari di persone che vanno a fare razzie di questo e quest'altro senza il minimo scrupolo e senza l'idea che appunto va bene che le erbacce sono resistenti e che le erbe sanno adattarsi, però non si può neanche pensare di andare a distruggere un ecosistema che sta bene com'è senza il nostro intervento e ha i suoi equilibri. Io ovviamente in qualche modo vado a intaccare questo tipo di equilibrio, devo essere consapevole di che tipo di danno sto facendo. Se mi raccolgo la senape, faccio un certo tipo di danno, se vado a raccogliermi una popolazione più rara faccio un tipo di danno molto diverso, come per esempio si parlava delle orchidee con Valentina, perché è un'esperta a riguardo. E sicuramente puoi dirvi che appunto qualsiasi specie di orchidea selvatica in Italia non è assolutamente da toccare, da guardare da lontano proprio e non pensarci neanche mezza volta a spostarla da dov'è e tantomeno a raccoglierla. E, ecco, quindi questo è un po' un focus. Poi appunto per quanto riguarda le specie officinali in particolare, si può fare anche un approfondimento in un altro momento volendo, c'è un elenco a parte che in questo momento è in elaborazione perché c'è stato un aggiornamento della normativa nel 2018 e si stanno inserendo tutta una serie di cose che vanno un po' a integrare quelle che erano le normative che risalivano agli anni 30, perciò capiamo di che tipo di settore si parla. Comunque sono tutte normative che erano abbastanza datate e che è molto interessante anche per le aziende che da questo punto di vista sono interessate a sviluppare le colture officinali, perciò quando si parla di officinale si parla di piante che vengono utilizzate anche per le loro, non solo per le loro proprietà nutritive, ma anche per le loro proprietà magari in ambito più terapeutico, ok? Da questo punto di vista, per esempio, abbiamo la notissima la lavanda, la melissa, tante altre cose. E questa normativa è stata pensata proprio per incentivare quelle che sono la coltivazione e la prima lavorazione che rientra nell'attività agricola di queste piante, perché comunque è un settore molto in espansione in Italia, nonostante si tratti soprattutto di piccole realtà che si approcciano. Comunque poi, se vi interessa un approfondimento così, vi linko tutti i riferimenti e tutta la parte anche di aggiornamento della legislazione in corso, che comunque ad oggi non ha ancora un elenco delle officinali, e perciò si rifà a quello del 1932. Ecco. Vogliamo partire con le slide? Siamo qua. Allora, intanto che tu metti le slide, io anticipo a tutti che, non essendo una botanica né tantomeno un erborista, ma un'appassionata e quant'altro, tutte e due, ecco. Io non farò assolutamente un elenco di tutte le anti qualcosa che si trova anche nel web, perché ogni erba è anti non so quante cose, quante malattie, c'ha un sacco di minerali di proprietà. Io punto a darvi due informazioni tecniche, cioè due pitch, okay, tipo depurativa e per i reumatismi e quant'altro, e come la utilizzo, se nel mangiare, se negli altri utilizzi.
perché per la mia volontà, diciamo così, filosofia, credo che sia un pochettino più facile che arrivi il concetto stesso e quindi che ci si ricordi questi due picce piuttosto di tutte le milioni di anti, tutto quello che poi si trova per ogni singola erba e che ricordiamo per avere effettivamente un effetto antitumorale, cioè non so quanti estratti di quella stessa erba tu debba consumare, quindi non siamo qui a dire quale erba sia miracolosa o antitumorale. A me poi piace parlare anche di tradizioni vecchie, di altre culture, di mitologia, quindi ecco, io sono incentrata su quello, ve lo anticipo, nel senso non vi aspettate da me la lezione di biologia, perché ormai penso che mi abbiate conosciuto, sono un pochettino più sul significato, anche un po' più generale, ecco. Siamo in due, nel senso che comunque oltre a essere il fatto che non siamo erboriste e non siamo nessun tipo di questo tipo di formazione, è proprio, è una cosa che è importante ricordare, anche le indicazioni che magari si possono trovare che riguardano la salute non sono assolutamente da prendere così alla leggera e soprattutto senza appunto avere idea di che cosa si sta facendo. Possono essere prese come un'indicazione, come una curiosità, come una cosa che comunque è qualcosa in più, perché tantissime sostanze che poi si usano anche nella medicina ufficiale sono comunque sostanze che derivano dalle piante. Tante volte quelle piante che vengono considerate velenose o tossiche sono velenose o tossiche perché hanno una concentrazione di una serie di principi che è talmente elevata da essere tossica. Ma ricordiamo che tantissime piante appunto hanno queste caratteristiche e prese nella giusta quantità possono essere addirittura usate per farmaci salvavita, quindi quello che magari io assunto senza consapevolezza e senza appunto il consulto di un medico e senza tutta una serie di cose, possono essere in realtà piante che hanno delle proprietà estremamente, estremamente forti, ecco. Sempre da questo punto di vista, tante volte sui libri c'è riferimento a tantissime proprietà diverse che hanno le piante e ovviamente sono anche quelle da prendere con le pinze, prenderle con l'idea magari di fare qualcosa per il proprio benessere e comunque trovare anche un certo tipo di piacere e di propria benessere nel fare questo tipo di cose, nell'occuparsi di se stessi anche con l'aiuto delle piante, però non deve assolutamente sostituire quello che è la consultazione del medico. E sembrano cose scontate, però è importante ricordarle, soprattutto nel momento in cui ci si approccia, perché siamo tutti d'accordo che ci sono tutta una serie di proprietà e di principi molto interessanti e anche molto forti, però si tratta sempre di cose che devono avere una certa introduzione, devono avere un certo impiego in un certo modo, appunto. Da come si vede con il modo di cucinare le erbe cambia completamente il tipo di contenuto che hanno in vitamine o altri fitoelementi, figurarsi con questioni un po' più serie come quelle che possono essere le proprietà più terapeutiche, ecco. Quindi io personalmente sono molto più per le erbe eduli, quindi proprio dal punto di vista cucina e quello che può essere dei piccoli rimedi casalinghi. Mi fermo lì, idem con la biologia, perciò è una cosa che magari viene acquisita. Ovviamente quando comunque studi le piante così ci sono certi concetti che sono importanti, però ecco, non siamo chimiche, non siamo biologhe, non siamo botaniche, perciò troverete anche tra le slide delle specie che sono indicate con la dicitura nome della specie SPP, è perché hanno delle differenze botaniche, e per differenze botaniche intendo che magari una pianta ha una foglia messa in una posizione diversa oppure presenta una caratteristica del seme che non è presente nell'altra, che sono importanti e sono rilevanti a livello di identificazione botanica, però
magari per la parte di raccolta non serve avere la conoscenza se questa è rossuta o quest'altra è in un altro modo, perché spesso magari hanno comunque molte cose, molte più cose in comune che molte cose che cose che le separano, ecco. Dobbiamo solo imparare a farci l'occhio e riconoscerle, ecco, come la calendula. Esatto. L'officina della selvatica ha gli stessi effetti, magari non è un pochino più concentrata, ma... Esatto. Finito. Allora, vado in ordine, vuoi partire tu, parto io. Vai, vai in ordine, vediamo a chi tocca. Io l'ho messa in ordine alfabetico, perciò partirò dalla seconda e non dalla prima. Perché la prima è la sua? No, anche la seconda è la mia. Allora, anzi no, è la tua la seconda, vedi? Dico perché la prima era la tua. Allora no, la lampa però avevamo detto, esatto, di metterla per l'estivo, perché adesso è piccolina, è solo esatto. Poesie. Andiamo allora, con la bratolina allora. Va bene, allora io mi sono fatta degli appunti per non dimenticarmi niente, soprattutto la parte mitologica. Siamo in due. Allora ragazzi, ovviamente questa è una delle erbe più conosciute da tutti, che si trova ovunque, è la nostra famosissima margherita, chiamata anche bratolina, il suo nome ufficiale è Bellis perennis, ed è una pianta che va a crescere proprio anche nei terreni in cui nei terreni molto calpestati. Io vi dico subito che è una pianta che si rifà molto al sole, infatti è il sinonimo anche della primavera, quando la luce inizia a essere un pochettino più forte, più caldo, e fa subito primavera, ok? È una pianta veramente particolare, è edibile in tutte le sue forme, quindi in questo momento, se usciamo di casa, noi possiamo riconoscere le sue foglioline basali. In rari casi in questo periodo è anche fiorita perché è freddo, però si può anche trovare, quindi quando ci sono quei giorni di sole in questi periodi le piante impazziscono un pochino dietro al tempo e quindi si trovano anche fiorite in questo momento. È una delle pochissime piante, non voglio dire l'unica per non fare un assolutismo, in cui andando a vedere la rosetta basale di questo momento notiamo che le foglie sono lucide. Quando noi vediamo un'erba spontanea lucida nelle foglie, è già tanto un sentore di non commestibilità. Quindi già questo è un pochettino una piccola regoletta che possiamo impararci. Infatti ci sono molti ranuncoli, una tipologia che ho anche io nel campo di rafano, quindi il rafano rafanistrum, che in realtà... mi si è ibridato e quindi ha delle foglie lucidissime, quindi è sinonimo che è meglio non consumarlo perché non sappiamo più cosa è diventato. E, oppure anche il crocus, quindi una pianta che sta facendo le foglie in questo momento, che poi fa quei fiori gialli molto belli, che è della stessa famiglia, forse un cugino dello zafferano per intenderci. Quindi tutte queste piante poi non sono edibili. La nostra pratolina quindi ci potrebbe trarre in inganno con le sue foglioline lucide, ma in realtà sono edibili. Sono piccole foglie tenere che si mettono in insalata, come il suo fiorellino, quindi anche il fiore è edibile, possiamo mettercelo con i petali soltanto, oppure il fiore intero. Io quando mi diverto nelle insalate a colorarle con i fiori, molto spesso la pratolina è piccolina, ma c'è la calendula officinale che abbiamo che invece è un fiore grande, quindi vedi i commensali che si mangiano sti fiori e Stefano stesso dice mi sento una capretta, quindi mi raccomando quando sono grandi le parti del fiore tagliamolo un pochino, perché ecco, potrebbe risultare un po' strano mangiarsele. Ok, allora, la nostra Bellis perennis ci dà, consumandola, ma anche ammirandola e raccogliendola, un simbolo di forza e anche di espressione della nostra bellezza e della bellezza, della semplicità delle cose. Infatti, il simbolo della forza ne viene proprio dal suo crescere nonostante il calpestamento. Molto spesso si trova anche nei calpestamenti dei trattori, dei cavalli. Lei continua a crescere ed è un'erba perenne, quindi ha una resilienza che ha dentro di sé e quindi che ce la dona ovviamente quando noi la andiamo poi a consumare
e a mangiare, perché diventa parte di noi stessi. E, è governata da Venere. Insieme a lei anche le ciliegie, l'albero della ciliegia e l'albero dei lamponi sono tutte piante della dea Venere, della dea del pianeta Venere. Quindi per tutti gli appassionati del settore, insomma, è governata da lei, ma anche dal sole. È una pianta che appartiene alla famiglia delle asteracee, quindi con il sole si apre e con la notte si chiude, ok? E si mangia l'estratto. E ci dona non soltanto l'umiltà, ma anche la gioia, ed è anche un simbolo di purezza. Infatti, quando noi raccogliamo la pratolina, la margheritina, già di per sé facciamo un atto di umiltà, perché lei ci chiede, essendo così piccolina, di inginocchiarci con umiltà a raccogliere le sue piccole parti della pianta, che siano foglie, che siano fiori. E ricordiamoci che è molto facile che una volta che siamo al parco con i bambini, spontaneamente, con un atto di amore e di gioia, vadano a chinarsi per raccogliere le margherite per poi donarle alla propria mamma o papà che sia. Quindi ci ricorda anche un atto di amore. Infatti è uno dei fiori prediletti per l'argomento proprio amore. Nelle culture più antiche di noi, anche nel Medioevo, quando una donna non aveva ancora scelto l'anima gemella, grazie a tutti quelli che ci mandano i messaggini in privato, chi non aveva ancora scelto l'anima gemella era solita adornarsi i capelli, le chiome nelle feste di margherite per dare un simbolo di indecisione fra i contendenti, mentre quando invece avevano scelto da chi poter essere corteggiate in pubblico, concedevano al loro partner, al loro cavaliere, di adornare il proprio scudo con due margheritine, con due belli sperennis, e in quel modo la loro relazione diventava una relazione pubblica, quindi era la luce del sole. Quindi il linguaggio dei fiori che oggi ci scrivono e ci si leggono libri, in realtà risale a degli atti e a delle consuetudini veramente antiche che poi ci tramandiamo. Ed essendo piante perenni, a me piace pensare che magari le margheritine che abbiamo tutti nel giardino abbiano soddisfatto anche questo linguaggio di amore di altri tempi, altri umori e altre usanze sicuramente. Nell'antica Roma, i chirurghi, quindi chi si occupava della chirurgia, ordinava ai propri schiavi di raccogliere sacchi interi di margheritine, di bellis perennis, proprio perché uno del loro aspetto curativo è quello di agire perfettamente come agente curativo per le ferite, ma anche negli urti. Infatti, nel suo nome sono racchiusi molteplici significati che ancora oggi non si sa perfettamente a quale dar retta, perché potrebbe essere che il nome deriva proprio dal suo essere perenne, dal suo simbolo di bellezza, ma anche dal latino bellum, quindi significato di guerra, proprio per un discorso che i soldati feriti in guerra poi venivano curati con dei bendaggi fatti proprio con la pratolina, quindi fatti proprio degli impiastri, si legge sui testi antichi, quindi delle triturazioni artigianali di questa benda, non tanto l'olio essenziale che siamo abituati oggi noi ad utilizzare con più facilità e praticità, ma con la pianta stessa messa sulla ferita da curare, ok? Anche per questo motivo, infatti, è ottima per lenire tutti i problemi della nostra pelle, dalle ferite, alle ustioni, ai traumi, agli eczemi e quant'altro, e soprattutto nella pelle dei più piccini. Quindi sono proprio delle linee di prodotti naturali che contengono come principio la bellis perennis per il suo potere curativo. Ok, è una delle piante, questo mi ha colpito, che è recentemente sperimentata per poter agire contro l'HIV. Quindi pensate che grandissimo potere che ha questa piccola pianta che è con noi da sempre. Sì, molto spesso si tratta di piante che magari si è abituati a vedere e non ci si rende neanche conto di quanto sono popolari e quanto sono presenti, finché appunto non ci si fa l'occhio. È anche chiamata... Oh, vai, scusa, Chiara! Vai! No. Dicevo che è anche chiamata l'erba di Maria,
perché si pensa che, Diego, si pensa che originariamente tutto il fiore fosse bianco e che Maria, pungendosi un dito mentre stava cucinando, abbia sporcato del suo sangue rosso la fine dei petali di questi fiori. E quindi da lì tutte le margherite del mondo hanno la fine dei petali che tendono al rosa intenso, fucsia, quindi abbiano questa sfumatura proprio alla fine dei petali. E allora, pensate che la pratolina ha delle saponine simili a quelle dell'arnica, anche se meno concentrate, ed ecco perché i suoi poteri curativi. È anche un potente espettorante, quindi utile nei casi di raffreddamento, di tosse, e ci sono milioni di utilizzi, quindi oltre all'uso edibile, quindi che la possiamo mangiare con gusto e possibilmente cruda, abbiamo anche l'uso proprio esterno. Molte delle piante si usano sia internamente che esternamente. L'oleolito che si crea con i fiori della pratolina è un oleolito tonificante, quindi che va ad aiutare in cosmetologia proprio a rassodare i tessuti, quindi anche i tessuti che vogliamo rendere più belli per un discorso estetico, come quelli del seno, delle cosce, dei glutei, dell'addome, quindi anche un uso molto più estetico e non soltanto curativo. È anche un talismano da tenere in casa per i nuovi inizi e per tanta energia positiva. Pensate che le sue foglie, siccome sembrano, come vedete dalla foglia, delle piccole saette disegnate, sono sacre al dio Thor. Quindi si mettono in un sacchettino per avere più forza. Proprio perché lei, anche se la calpestiamo, è resiliente e cresce lo stesso. Quindi se vogliamo conservarla, non tanto conservarla, ma sì, anche conservarla essiccata, ci si possono fare candele di tutto, ma anche coltivarla in casa in un vasetto, si può coltivare per avere un'energia più pulita, è un ottimo purificante, ci dà tanta allegria. Poi secondo me è proprio il fiore dei bambini, quindi della purezza e dell'allegria per eccellenza, ok? Fa subito festa andare in un prato pieno di margherite. Ah, per il discorso dell'amore, è proprio da questi suoi utilizzi più antichi che deriva da oggi il nostro famosissimo atto di fare mamma non mamma con i suoi petali. Quindi un'altra curiosità in più su di lei, proprio perché è il simbolo della femminilità, ma anche della purezza e dell'amore, ma l'amore vero, l'amore di cuore, non l'amore passionale, che invece vedremo che è il simbolo altre piante. E fin dall'antichità si associa alla pratolina, alla margherita, delle facoltà profetiche e anche proprio questo simbolo di profetizzazione dell'amore. Quindi il mamma non mamma non era soltanto così un giochino, ma se pensate intensamente alla persona risultava avere un qualcosa di profetico. Così si tramanda. Super approfondimento, io sono molto meno, da questo punto di vista sono riuscita a approfondire molto meno e sono molto più terra terra da questo punto di vista perché sono un po' più sul mangeretto, sulle mie erbe. Vediamo qual è la prossima se non sbaglio. Ok, allora, è una pianta estremamente comune, la borsa pastore, e la vediamo associata a quella che viene dopo, che è la cardamine. Si assomigliano abbastanza e appartengono tutte e due alla famiglia delle brassicacee, quindi hanno in comune la famiglia con tutti i cavoli, con le rape, con questo tipo di ortaggi. Si dice, poi ecco, sui gusti delle piante io sono sempre molto scettica perché magari non rintraccio i sapori che si dice che abbiano, si dice che appunto il sapore ricordi quello del ravanello, quello delle foglie di cavolo, ecco.
La cosa che possiamo notare subito è che è anche questa una pianta che forma una rosetta basale, quindi il primo stadio vegetativo in cui si presenta è molto diverso dalla foto che vedete qua, e questo può essere una delle cose che magari rende difficile il riconoscimento, soprattutto all'inizio, perché tendenzialmente le piante, quello che si dice è che le piante che poi vanno a fiore, sarebbe meglio raccoglierle prima della fioritura, in quanto poi le foglie diventano più coriacee, sono meno tenere, meno gustose, e tutta l'energia si trasmette al fusto che poi va a fiore, che come vedete in entrambe è piuttosto alto e sviluppa poi le siliquie, che sono questi piccoli baccelli che sono tipici delle brassicacee, in cui poi troviamo dentro i semi. A maturazione sono molto scure, e una delle caratteristiche per cui si può riconoscere in orto è che nel momento in cui si toccano, queste siliquie tendono a esplodere, spargendo i semi dappertutto. E è una pianta molto prolifica perché è considerata annuale, ma in realtà durante l'anno fa diversi cicli vegetativi, perciò possiamo vederla fiorita da adesso fino alla fine dell'anno in momenti diversi, e anche proprio per questa sua caratteristica è facile che entrambe le piante le troviamo magari in piccoli gruppi con piante a diversi stadi vegetativi, che vuol dire che si passa da magari la pianta che ha già lo stelo florale, la pianta che invece è a seme, la pianta che è solamente una rosetta, e da questo punto di vista può essere utile soprattutto per osservare tutti gli stadi della pianta, quindi a partire proprio dalle primissime foglie, che molto spesso capitano siano diverse da quelle che abbiamo invece sul sostelo, quindi quelle sessili, e ci permette anche appunto di riuscire a riconoscerla poi meglio quando la troviamo in altri luoghi. Una delle caratteristiche più appunto che contraddistinguono questa pianta, che è la borsa pastori, che si chiama appunto borsa pastore, è quello che è l'involucro del seme, che è questo cuoricino qua che si forma all'apice dei piccoli peduncoli su cui ci sono i fiori. È a forma di cuore, ma si dice che appunto il nome della pianta deriva dalla forma del seme, che ricorda quello delle bisacce dei pastori che venivano usate in antichità, quindi è da questo che deriva il nome. Come possiamo vedere, come le brassicacee, il fiore è quello delle crucifere, quindi a quattro petali, sia in questa qua che la borsa pastoris che nella cardamine. Appunto qua si vedono i quattro petalini bianchi in cima, raccolti in cima al fusto. Allora, è una pianta estremamente diffusa, quindi lo potete trovare veramente dappertutto. È una cosa che capita molto spesso con quelle piante spontanee, perché magari ci sono le indicazioni su dove cresce più frequentemente, ma poi la puoi trovare veramente nei posti più disparati, negli ambienti più diversi, senza particolari problemi. E tende a occupare i terreni che magari sono stati appena lavorati, e proprio perché ha questo velocissimo ciclo vegetativo è facile che magari anche solo in un paio di mesi si possono trovare diverse piante che sono già spuntate nel momento in cui era stato lavorato il terreno, e quindi colonizza il terreno scoperto. Perciò se io andrò a cercarla, magari faccio più fatica a riconoscerla e a trovarla in mezzo al prato. Se io mi sposto un pochino all'esterno o ai margini della strada o dove proprio c'è il calpestamento, facilmente trovo queste rosette, che qua non si vedono, ma si vedono meglio nella foto della cardamine, e dopo forse ho anche un'altra foto in cui si vedono meglio. Sono queste rosette estremamente appiattite, che quindi anche col calpestamento comunque hanno una serie di danni molto contenuta, e che veramente possono resistere a qualsiasi tipo di passaggio. La parte che si raccoglie tendenzialmente è la rosetta, perciò le foglie giovani, anche perché appunto lo stelo di solito quando sale a fiore diventa un po' più coriaceo. Però ci sono posti in cui, come con i broccoli, perciò appunto viene consumata l'infiorescenza prima della fioritura, si consuma la parte alta, perciò quella dove poi avrò i fiori,
prima della fioritura, quindi sempre stando all'idea del cavolo, del broccolo, poi consumo i boccioli che non sono ancora formati, non sono ancora partiti. E allora, essendo una pianta così veloce a livello di metabolismo vegetativo, posso trovare il fusto a fiore già da febbraio. E proprio oggi ero da mia nonna e abbiamo trovato diverse rosette. Dimmi. Scusami, ti interrompo, ma hanno scritto che c'è Franca in sala d'attesa. Aspetta che non vedo niente. Ok, sì, mi è appena arrivata la notifica. Eccola qua. Ok, dovrebbe entrare. Se la vedete apparire. Ok. Mi sembra di averla vista apparire tra le persone. L'hai messa in ordine alfabetico per nome comune o per nome botanico? L'ho messa in ordine alfabetico per nome botanico. Non la vedo ancora. Vediamo. Entrata, Frank, entrata, è l'ultima. Ok, perfetto. Allora. Allora, appunto, sempre quando si parla appunto di nome botanico e nome quello che si dice volgare, ci si fa riferimento a questi due nominativi. Quello che vedete più in grande è il nome a cui si fa riferimento nel botanicamente, perciò è il nome proprio delle piante e è quello che poi vi serve per identificare pianta nel momento in cui doveste ricercarla o cercare le sue caratteristiche. Questo perché? Perché molto spesso a livello locale ci sono veramente tanti nomi e variano veramente tantissimo i nomi da una parte all'altra, ovviamente già della regione, figurarsi della penisola, perciò poi capirsi su che tipo di specie e che pianta in particolare a cui ci si riferisce diventa difficile nel momento in cui non si sa bene il nome botanico. L'altro invece è il nome, io ne ho messi alcuni, appunto molto facilmente nella vostra zona è possibile che abbiano nomi diversi, e quindi quelli però sono nomignoli, nel senso che poi è più facile confonderlo, anche perché i nomignoli derivano dalle nostre nonne, ma le nostre nonne effettivamente ne riconoscevano, riconoscevano magari di più, ma raccoglievano per mangiare 3-4 tipi al massimo, quindi è facile che racchiudessero questi tipi nei nomi più classici, che sono il crespigno, la cicoria, quindi però sono nomi che effettivamente sono utilizzati per tantissime erbe diverse. Sì, anche perché le erbe di San Giovanni e le erbe di San Pietro ce ne sono migliaia, e quindi si fa fede al nome botanico perché quello è unico e ecco. E, allora, sempre riguardo questo, il nome della cardamine viene da cardamon, che è il nome che in greco indica il crescione, infatti anche il crescione è della stessa famiglia botanica e si dice che il sapore sia leggermente piccante, leggermente amaro, quindi ricorda quello del crescione, che è un'altra pianta sempre spontanea che si può trovare facilmente, è abbastanza diversa dal crescione che conosciamo noi come pianta coltivata. E, allora, di questa pianta si può usare veramente di tutto, perché usano sia la parte dei semi che la parte delle foglie,
può essere consumata fresca oppure consumata anche cotta. E la cardamine, che è questa qua sotto, tende ad avere delle rosette un po' più riconoscibili, mentre invece il problema della borsa pastore è che è veramente polimorfa, perciò può essere difficile riconoscerla se non si sa dall'anno prima o dal ciclo vegetativo prima che la pianta in questione è pesta, perché varia veramente tanto. Vediamo se riesco a trovare una foto nel libro che stavo guardando. Infatti le foto che ti ho mandato io è completamente diversa. No, esatto, parte da qua e finisce a essere addirittura rossa, quindi è proprio molto diversa. L'idea è appunto farsi l'occhio di dove ci sono i fiori e i semi, che sono molto riconoscibili, e poi andare a vedere invece la rosetta nel momento in cui spunta. E di solito è una buona tecnica, anche perché appunto ti permette di localizzare un po' in diversi spot dove stanno le piante che poi possono interessarti in un momento dell'anno diverso. Anche quello è avere un po' le proprie zone di raccolta, perciò comunque mi parla anche di com'è quell'ambiente, cosa cresce dove, e può essere un'indicazione anche nel momento in cui dovessi intervenire con lo spalcio oppure con il taglio dell'erba. Di solito capite che sopporta molto diversi tagli, in quanto si può tranquillamente tagliare l'erba e poi raccoglierle, anzi molto spesso è un modo per avere nuovamente foglie nuove. Poi ecco, c'è questa credenza, per esempio soprattutto nelle mie parti, che la raccolta delle cicorie, che poi è il tarassaco, si fa solamente a marzo e dopo non si può più toccare il tarassaco, perché se fiorisce diventa immangiabile. Però oltre alla questione dello sfalcio, quindi qua di solito ci sono almeno due tagli del fieno, non è vero, nel senso, ovviamente i getti primaverili sono molto più teneri e contengono anche tutte quelle sostanze che sono state concentrate nella rosetta al momento del risveglio vegetativo della pianta, quindi abbiamo una concentrazione di sostanze nella primissima rosetta. Però non muoio se vado a mangiare le foglie di tarassaco alla seconda fioritura oppure durante la fioritura. Magari avrò delle caratteristiche organolettiche che sono meno delicate o meno ricercate di quello che avevo prima. Però si tratta sempre appunto un po' di gusti e un po' anche di uscire da questo schema di pensiero, per cui molto spesso le erbe spontanee possono offrire un raccolto e offrire comunque una buona quantità di materia prima durante tutto l'anno. E quindi anche questo, stare attenti alle tradizioni che possono essere quelle delle nostre nonne, ma poi domandarsi anche da dove nascono queste tradizioni. L'idea del tarassaco è che è una delle primissime rosette a spuntare dopo va in fioritura, quindi alla fine dell'inverno è la prima raccolta che faccio, e poi magari ho delle erbe che sono più gradevoli, sono meno amare, posso raccogliere durante il resto dell'anno. Non sto lì a porre il pensiero sul tarassaco perché è l'unica cosa che ho, quindi, però non significa che io non posso raccogliere durante il resto dell'anno, anzi l'idea che appunto le erbette vanno raccolte solo in primavera è un po' riduttiva. Sono proprio quel tipo di ortaggio e di pianta che mi produce tendenzialmente tutto l'anno e in maniera estremamente variegata. Bisogna solo farci un pochino l'occhio. Allora, vediamo cosa c'è dopo. È tua. Io ancora non la vedo, quindi c'è la suspense. È la cicoria. Ok. Eccola qua. A un certo punto ti aggiungo. No, adesso la vedo tranquilla. Okay, lei diciamo che forse è la più nota ai molti, proprio perché nella famiglia delle Asteraceae a cui appartiene, quindi anche lei è fa parte di quelle piante il cui fiore cerca il sole, va proprio ad essere diversa per la sua fioritura, perché come vediamo nella
moltitudine delle erbe spontanee, il colore quasi predominante è il giallo. Mentre lei ci delizia con un meraviglioso ceruleo, quindi questo indaco, questo bellissimo colore che poi scopriremo anche nella mitologia, il perché, che è una storia bellissima, vi anticipo. Allora, la cicoria è la pianta forse più facile e al tempo stesso più difficile da identificare, perché è una pianta estremamente polimorfa. Che voglio dirvi? Voglio dirvi che, come già vi anticipavo prima, se andiamo a vedere un bel cespo di cicoria, potremmo facilmente notare che alcune foglie, scusa Diego, quindi è violetto il colore del fiore, azzurro viola, c'hai ragione, quindi che la foglia ha questi triangolini, quindi è lanceolata, ha questi spizzettamenti che dipartono da uno stelo centrale. Già di per sé la foglia può essere diversa, quindi può avere degli spizzettamenti più acuti e quindi lasciare più spazio tra un triangolino e l'altro. Io non so se il mio cursore non lo vedete, immagino, quindi Chiara, se mi puoi indicare la foglia, ti faccio fare un po' da... ecco, grazie. Lo vedete il mio? Ok. Sì, 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 quindi ecco, quelle puntine che si vedono nelle foglie, oppure, come questa foglia già si dimostra in sé, può essere tutta arrotondata e quindi confonderci completamente le idee sulla morfologia, come è la parte più alta di questa stessa foglia. Ok, quindi vediamo delle piante completamente differenti. Non solo questo, ma anche la peluria che ricopre la foglia stessa. Su molti testi si trova proprio la dicitura che per riconoscere la cicoria dobbiamo vedere che la foglia ha una peluria che la ricopre. In realtà, in posti differenti, io e i miei genitori capitano proprio a ridosso di un fiume, praticamente la cicoria è completamente glabra, quindi quasi lucida rimane. Quindi in base alle loro riserve idriche, in base a quanto sole ricevono, a quanto freddo ricevono e quindi anche al periodo, è una delle piante più polimorfe che possiamo trovare tra le piante. Questa cosa della peluria te la confermo con l'ortica, perché succede la stessa cosa. Ci sono delle ortiche, se si trovano in posti particolarmente aridi, sono veramente tremende. Nel momento in cui invece li hai particolarmente da bere, tendono a essere un po' meno cattive. Quindi è una cosa che ho notato anche io, anche con la borragine. Quindi sì, si adattano. Esatto. Quindi dalle più pelose alle meno pelose, però comunque è una struttura di difesa, di sopravvivenza che loro attuano e di conseguenza in posti diversi varia. Un altro aspetto che cambia molto nella cicoria è il colore del loro gambo, delle foglie. Infatti nella foto vediamo una foglia con un gambo chiaro, bianco, fattibilissimo a trovare in primavera magari questo colore, ma potrebbe avere degli arrostamenti importanti alla base fino a schiarirsi sulla punta delle foglie o essere completamente rosso violacea, magari si hanno preso una bella freddata. Quindi anche se sono esposti a venti più freddi, cambiano notevolmente. È una delle piante, infatti, che io ho aspettato la sua fioritura con impazienza per capire esattamente chi avevo di fronte, soprattutto agli inizi. Nel mio caso io ho un'altra pianta che è una picris, di cui poi forse parleremo, che si poteva confondere inizialmente con queste foglie più arrotondate della cicoria, da ovviamente novellina neofita e chi non aveva mai fatto l'occhio con queste cose. Come vediamo dalle foto dei fiori, a differenza di altre piante, come ha nominato anche Chiara, del tarassaco o della pratolina, quindi stessa famiglia, la pratolina, delle asteracee o composite, che dir si voglia, ma che succede? Che vediamo un comportamento nella fioritura completamente diverso, quindi non vediamo un solo stelo floreale che termina con un fiore, ma vediamo uno stelo che si dirama e quindi abbiamo più fiori nello stesso stelo contemporaneamente. Un'altra caratteristica di questa pianta è che
mandando molta energia quindi a questa importante fioritura, durante il periodo di fioritura le foglioline possono essere più piccoline. Quindi ha un altro sistema che hanno adottato di sopravvivenza, e per mandare tutti i nutrimenti, la linfa e quanto serve al fiore, vanno proprio a ridurre la parte basale, soprattutto nelle piantine nuove, ok? Quindi quelle che rinascono. Addirittura potrebbe far fatica un po' a vedere delle foglioline proprio rispetto alla grande chioma, esatto, degli steli floreali. Quindi questa è un po' come riconoscerla al meglio. E di questa pianta idem si mangia tutto, a parte lo stelo, che è coriaceo. Questo stelo dopo la fioritura rimane per parecchio tempo alto, così anche senza fiori, e ci va ad indicare che lì avremo un'altra bella cicoria. Quindi spesso è proprio un indicatore della pianta che vediamo questo stelo anche se senza fiori. Si vanno a mangiare le foglie e qui andiamo ad assaporare una delle prime piante amare, infatti è molto riconosciuta questa sua caratteristica anche in quella coltivata. La cicoria è una pianta amara, anche se può essere resa più amabile se la mettiamo a bagno con del limone, una tecnica che si usa anche con le erbe coltivate, ma anche con i carciofi per non farli annerire. Quindi quando si va a pulire in campo, a risciacquare in casa, poi io come abitudine lascio un pochettino a bagno con del limone e quando la cuocio un po' di amaro lo perde. Un altro metodo è semplicemente cuocerla in misticanza con altri tipi di erbe, ok? Sempre in un concetto di vivere nella gioia, quindi di gustarci quello che mangiamo, perché ovviamente si possono mangiare anche le foglie più tenere in insalata, quindi crude, ma ovviamente il gusto dell'amaro sarà un pochettino più pungente rispetto a un'insalata più dolce, non dico in sapore, ma comunque che ha un carattere sicuramente più docile rispetto a lei, che è una pianta che non passa inosservata. E le foglie più grandi tendono ad essere ancora più amarognole, quindi una scottata è l'ideale, e poi si può ripassare in padella con la rosolatura classica di aglio, di peperoncino, si può fare dei ripieni favolosi, si può usare in qualsiasi modo, quindi anche il ripieno di un tortellino, di un raviolo, nei rustici, è una di quelle erbe che sicuramente, visto che abbiamo capito che la conservazione da cruda è un po' difficile, magari se qui ne abbiamo in abbondanza mi posso permettere di dire di cuocerla, perché poi il giorno dopo in altri modi la possiamo ricombinare tranquillamente. Da lei derivano le nostre cicorie classiche, quindi che andiamo a coltivare, quindi le cicorie coltivate, le le puntarelle, ma anche i radicchi e il pan di zenzero. Quindi tutto quello che coltiviamo in questi ambiti deriva dalla la nostra amata cicoria. Molto famoso è il caffè di cicoria, che non è altro che un decotto o infuso della radice della cicoria essiccata o tostata in una stufa in un forno a legna. Era una bevanda molto molto consumata, soprattutto in tempi di carestie e di guerre, quando il costo del caffè era un costo improponibile per le famiglie povere, e quindi si utilizzava perché ha proprio una connotazione di favorire l'attività del nostro cervello, quindi ci aiuta a risvegliarci, ecco. Quindi si utilizza veramente tutta la parte della pianta. I fiori si possono raccogliere e mettere in insalata, quindi tutto si va ad utilizzare. Ok, allora, pensate che della cicoria ne parlano già gli egizi. Quindi pensate che bagaglio di informazione è contenuto nel suo DNA. Ok, ci si fa lo zucchero con la radice? Dice Diego. Vai, vai, illuminaci, questa non la sapevo. Ci si fa l'inulina, ci si fa, che è un componente sì, naturale per fare gelato. È un dolcificante naturale per gelato, e permette di mandarlo più sotto zero senza cristallizzare.
Grazie. L'inulina è anche un ormone legato alla sazietà, quindi si utilizza spesso nei preparati per aumentare il senso di sazietà. Un trucchetto. E quindi vi dicevo, per gli egizi era già famosa e il nome sembra derivi proprio da loro, perché nella loro lingua si chiamava in questo modo e voleva significare proprio andare per campi, quindi la traduzione era proprio andare per campi, quindi è una delle erbe più antiche che sono giunte fino alle nostre tavole, alle nostre usanze. Il caffè a tutt'oggi è utilizzato, Elena ci sta dicendo che anche in macrobiotica si utilizza nelle culture, quindi che vogliono evitare il caffè tradizionale, il caffè tostato, che magari può dar fastidio, far male, eccitare e quant'altro, si utilizza come sostituto, si trova tranquillamente anche la polvere liofilizzata, quindi della radice della cicoria. Ok? Allora, i fiori edibili. Allora, una cosa molto importante è che un botanico tedesco, già nel XIV secolo, che si chiama Conrad di Megenberg, la chiamò Sponsa Solis, la sposa del sole. E in tutta la tradizione popolare della Germania è chiamata sposa del sole, ovviamente tradotto in tedesco, oppure erba del solstizio. Ma questo suo nome deriva invece da una leggenda bavarese che vuole che una giovane principessa, che era già stata promessa in sposa al suo principe ed era innamoratissima, quindi un amore puro, senza la passione, proprio perché conservava la virginità per questo incontro e questo matrimonio, viene abbandonata dal suo principe perché sedotto da una ninfa. Quindi una ninfa, quindi uno spirito dei boschi, quindi molto più passionale, seduce il suo principe. Questa principessa per giorni e giorni soffre e quindi il suo dolore la consuma, non riesce a mangiare, a dormire e piange lacrime amare. Da questo dolore lei pronuncia una frase che diventa un decreto universale, una frase con un'intenzione tale e senza ulteriori fini che l'universo o Dio, che Dio si voglia, decide di accontentarla. Lei chiede di morire pur non volendo morire, poiché ancora innamorata del suo principe vorrebbe continuare a vederlo, almeno vederlo, in ogni parte del mondo. E quindi Dio, impietosito da questo suo amore così tanto forte, decide di trasmutarla nella cicoria. E quindi la cicoria, che è una delle piante che cresce ovunque, è il simbolo anche di questo amore che va oltre. Infatti il suo colore violetto-azzurro, che si può dire anche ceruleo, è un colore indaco che rispecchia la vibrazione del nostro terzo occhio, che è semplicemente quel punto energetico che va a guardare oltre. Quindi quando si parla del terzo occhio è l'occhio che vede l'invisibile, quindi che vede oltre, l'occhio delle percezioni, che tutti noi abbiamo sviluppato, quella sensazione di piacere o non piacere di una persona a pelle, quindi che chiunque di noi ha e manifesta ogni giorno, quella sensazione di fare una strada piuttosto quella che l'altra, o quell'intuizione che non è spiegata razionalmente, di mettere, di costruire, ma anche di fare un filare di aglio o di radicchio in un posto o nell'altro dell'orto. Quindi proprio ce l'abbiamo tutti, non dobbiamo pensare a chissà che mantra piuttosto che meditazione, è una cosa che facciamo continuamente, ok? I bambini sono esperti in questo e ce l'hanno molto sviluppato perché utilizzano costantemente, quotidianamente, la creatività nei loro giochi. Quindi se noi li lasciassimo annoiare, loro vanno a sviluppare ancora di più la creatività e ti tirano fuori dei giochi e delle storie meravigliose dalla loro noia. Quindi vanno a sfruttare questa emozione e a renderla positiva, un atto alchemico, un atto trasformativo. Quindi dicevamo che la sposa del sole è chiamata così la cicoria in Germania perché secondo questa leggenda che la principessa soffre, viene trasmutata, grazie Diego, viene trasmutata, che succede? Che di giorno la cicoria nella primavera, il fiore della cicoria essendo una asteracea,
si apre al sole, quindi fin dall'alba, fin dai primi raggi del sole, lei si apre e cerca il suo amato, che è il principe, che sarebbe il sole. Quando il sole tramonta, arriva la notte, e la notte significherebbe, rappresenta quindi questa ninfa seduttrice che continua a dividere i due amati da un amore puro. Ci sono dei giorni, dei periodi in cui la seduzione della ninfa va oltre l'amore, e quindi le ombre e il brutto tempo quindi non permettono al sole di arrivare fin sulla terra, e la cicoria, quando sta fiorendo, apre pochissimo i suoi petali, proprio per dimostrare che l'amore c'è comunque, ma che il suo amato in quel momento è distratto, poiché sedotto dalla notte e dalle ombre. Quindi questa è un pochettino la storia, che a me piace tantissimo, della nostra amata cicoria. Allora, siccome è legata all'amore, invece, una credenza popolare, soprattutto e anche nelle Marche, è quella, ovviamente l'ho letta, quindi non è una cosa di cui si parla, è quella che per assicurarsi l'amore di colui che si ama, sempre in base a questa leggenda, la cicoria deve essere raccolta il 29 giugno, che è il giorno dei santi Pietro e Paolo, non con le mani nude, ma con una moneta d'oro. E questo atto quindi ci assicurerebbe, con tutta l'intenzione di farsi amare, l'amore della persona amata. Quindi anche se per noi è una semplice cicorietta, in realtà ha una storia un sacco romantica dietro, che giustifica anche il colore così diverso rispetto alle altre. Allora, rimanendo allora sulla cicoria, che da me è completamente un'altra pianta, infatti da noi la cicoria è il tarassaco, perciò quando si dice si va per cicoriette a febbraio, si va per tarassaco, e questo dipende anche dal fatto che da noi la cicoria intibus, che è quello di cui ha appena parlato Valentina, non è così diffusa. Al suo posto abbiamo veramente una grandissima quantità di un'altra asteracea, perché come potete vedere dal fiore, comunque a stella in qualche modo, con tantissimi petali che hanno in comune, e che non hanno in comune solamente la cicoria e il tarassaco, ma che hanno in comune anche tantissime altre specie che sono edibili e che appartengono a questa famiglia, tra cui il Soncus, il Crepis, il Picris, sono tutte di questa famiglia, che hanno la caratteristica di avere questi fiori gialli, e con questa forma appunto a raggiera, quasi a criniera di leone, che poi appunto sono edibili e hanno come caratteristiche appunto l'avere questa rosa di foglie frastagliate, quindi che non sono lisce, anzi molto spesso hanno dei tagli molto profondi, e a seconda poi della specie, della varietà, sono diversi, hanno una lucentezza diversa e così, e che quindi molto facilmente le nonne confondevano e mettevano tutte un po' nello stesso calderone, quindi poi diventavano tutte cicoriette a un certo punto, le erbe amare. Qui radicchietto, cioè da ecco. Te cicorietto, da noi il radicchio selvatico, c'è tutto, anche la cicoria, da noi veniva chiamata radicchio, quindi. Sì, è anche per questo che è così importante pure avere presente, esatto, di che cicoria si sta parlando, perché molto spesso ci si riferisce a diverse varietà. E, ecco, una delle caratteristiche che hanno questi radicchi, queste cicorie, è appunto il sapore così amaro della foglia, e spesso questo sapore così amaro è indice della presenza di una serie di composti e di elementi che possono essere importanti per la depurazione. Infatti si dice spesso che le erbe che vengono in primavera tendono a essere le erbe più amare, perché sono le erbe di cui avrebbe bisogno il nostro organismo per depurarsi dopo l'inverno, quindi per iniziare
la bella stagione con proprio una depurazione dell'organismo, del fegato e appunto questo tipo di preparazione alla bella stagione. Ed è anche interessante come le erbe, a seconda delle erbe che spuntano e che vengono raccolte a seconda del periodo dell'anno in cui ci troviamo e della zona in cui ci troviamo, sono le erbe che in quel momento vivono nel nostro tempo e nel nostro spazio, quindi sono delle erbe che sono quasi delle compagne, che però hanno un contatto e un rapporto molto più stretto con l'ambiente che le circonda, con le condizioni meteorologiche, con il suolo, con l'aria, e che quindi hanno anche dentro di sé tutta una serie di informazioni, tutta una serie di caratteristiche che sono la reazione a queste condizioni e che sono quello di cui la pianta ha bisogno in quel momento, in quella condizione. E per riflesso c'è anche l'idea che questo le renda il cibo più adatto anche per noi, che siamo lì nello stesso ambiente, alle stesse condizioni, in quel momento dell'anno. E questa è una cosa interessante, perché siamo abituati a non avere più una stagionalità, a non avere più una divisione tra i vari momenti dell'anno e quello che possono significare anche moralmente per il regno animale, in quanto per loro sono molto più scanditi e molto più automatici, molto più rigorosi da questo punto di vista. Perciò nel momento in cui abbiamo appunto l'inverno e in preparazione all'inverno c'è anche la ricerca di un certo tipo di alimenti, e la natura mette a disposizione un certo tipo di alimenti, perciò abbiamo tutta la parte della frutta guscio, che è estremamente calorica e ricca per preparare il corpo all'inverno, al freddo invernale, e avere tutte le sostanze di cui c'è bisogno per arrivare alla fine della stagione fredda, mentre invece in primavera abbiamo la presenza di queste sostanze piomare per purificarsi da quello che può essere le sostanze che si sono depositate all'interno del corpo durante la stagione fredda di riposo, e prepararsi invece a una stagione che è di attività, quindi partire un po' con il piede giusto. E può essere interessante anche ricollegarsi all'ambiente, alla terra e a quello che appunto succede intorno a noi, anche in questo modo, attraverso l'alimentazione, che sicuramente è più naturale rispetto a mangiare un pomodoro in gennaio, oppure a un ortaggio che magari è coltivato in una serra e non ha idea di che cosa sta succedendo nel mondo intorno a lui, perché sono tutte condizioni che magari sono modificate o comunque controllate e non rispecchiano quella che è effettivamente la stagionalità. E questo influenza tantissimo il contenuto, come dicevamo prima, dei fitoelementi, perché nel momento in cui la pianta non deve reagire a nessun tipo di ostacolo e non deve adattarsi a nessun tipo di cambiamento, non svilupperà neanche tutti quei meccanismi che poi sono appunto queste sostanze che le servono per sopravvivere, per adattarsi a quello, e quindi noi non le mangeremo, perciò appunto c'è anche un impoverimento da questo punto di vista. E tutto questo per tornare al tarassaco, che ha molte caratteristiche simili alla cicoria, perché appunto sono delle piante che condividono veramente tante caratteristiche. Anche con la radice del tarassaco è edibile e si può consumare come sostituto del caffè. È una radice fittonante, quindi una radice che ha tendenzialmente una sola radice principale conica, quindi che rompe il terreno, e questo ci indica anche quanto questa pianta è una pianta che può essere anche d'aiuto, e quanto questa pianta è una pianta pioniera, quindi che si trova a dover avere a che fare con suoli che hanno bisogno di essere magari rotti, magari perforati proprio dalla forza di questa radice, che scende anche molto in profondità, perché capita prima di tutto provare a tirarla su se il terreno è un po' duro, è veramente impossibile, però quando capita di riuscire a sradicarla è anche una ventina, una trentina di centimetri, quindi ci aiuta anche a capire quanto la pianta cerca i nutrienti che sono più scarsi rispetto a un terreno che viene preparato per l'arrivo della pianta, e come queste piante siano in grado di arrangiarsi e di trovare i nutrienti che gli servono nonostante tutto.
E questo, il tarassaco, è il famosissimo soffione, quindi quello è un po' quella pianta che conoscono tutti quelli che si approcciano un po' alla raccolta, e lo conoscono molto più spesso per il suo soffione, che alla fine è semplicemente la corolla che perde i petali e si trasforma in quello che poi è il tipico palloncino di semi che conosciamo, estremamente leggeri. Che però appunto sono forse l'unica parte che non si può mangiare del tarassaco, perché tutto il resto è edibile, dal fiore, che è una delle primissime fioriture primaverili, quindi è il primo bottinamento delle api, e che quindi è estremamente importante rispettare nel momento in cui si fa la raccolta. Qua potete vedere la raccolta dei fiori di tarassaco, perché anche i fiori di tarassaco possono essere usati non solo come fiori eduli, che comunque mantengono un sapore un po' marognolo, quindi non sono tra i fiori più buoni da consumare, ma possono essere usati per fare quello che viene chiamato erroneamente il miele di tarassaco. Si può fare anche il miele di tarassaco tramite appunto il bottinamento da parte delle api, però non è quello che intendiamo. E questa è una preparazione a base di zucchero, acqua e zucchero, in cui vengono messi di infusione appunto i fiori di tarassaco, e ci si ricava questo composto quasi sciroppo, che si può usare come dolcificante, ma viene usato anche, può essere usato anche proprio come sciroppo per la tosse. Allo stesso modo, sia le foglie più grandi prima, dopo la fioritura, che proprio le foglie all'inizio, quelle della rosetta, possono essere consumate come verdura, sempre con l'idea che appunto sono delle erbe abbastanza amare, quindi un po' lontane dal nostro gusto, dalla nostra idea di insalata, e che però alcuni apprezzano, nel senso che c'è ancora la tradizione delle erbe amare in alcuni posti, e se piace come gusto è una cosa, è una di quelle cose che si può raccogliere in grandi quantità, sempre tenendo l'occhio al fatto che comunque, per quanto sia una pianta invasiva e che è molto difficile mettere in difficoltà a livello di raccolta, nel senso che veramente è una pianta estremamente diffusa e che ha una germinabilità altissima, perciò veramente imbattibile, è una fonte importante per gli insetti impollinatori e per le api e per tutti questi insetti che si nutrono di nettare e che all'inizio della primavera sono così bisognosi di reintegrare tutto quello che durante l'inverno hanno perso, quindi un occhio di riguardo per questa cosa. Se si vogliono raccogliere sfiori e si vogliono fare essiccare, il mio consiglio è di raccoglierli ancora chiusi, perché altrimenti rischiano di esplodervi in soffione nel momento in cui li essiccate, e un po' mandate a quel paese tutta una raccolta che comunque è abbastanza meticolosa, e poi non ci si può fare quasi più niente, perché ci si trova con questi soffioni che non possono essere infusi e non possono essere utilizzati se non come gioco, o come appunto per piantarli, nel senso, da quel punto di vista assolutamente è una pianta che si moltiplica anche fin troppo velocemente nel momento in cui diventa un'invasiva dell'orto. E sempre a questo proposito, oltre al fiore già sbocciato, si usa anche raccogliere i boccioli che compaiono all'interno della rosetta, proprio nella parte più centrale, ancora prima che sviluppino lo stelo, quindi quando sono ancora a livello terra, che sono dei bottoncini proprio tondi, per usarli sott'olio, quindi al posto dei capperi o sotto aceto, e sono assolutamente una cosa da provare. Idem anche quelli della pratolina, tante volte si usano anche per questa cosa, perciò ci sono infinite possibilità di trasformazione da questo punto di vista. E ecco, quindi questo più o meno è il tarassaco, e come dicevamo ha in comune moltissimi aspetti anche con i Sonchus, che sono il Sonchus oleraceus e il Sonchus asper, anche detto crespigno, mentre invece l'occicervita. Come vedete, la forma delle foglie ricorda molto quella della cicoria, perciò abbiamo una foglia con dei lobi frastagliati
più o meno frastagliati, qua lo vediamo, e una delle caratteristiche dei Sonkus è che, come vedete, all'attacchetura, ecco esatto, è quello che sta facendo vedere Valentina, come vedete può fare anche delle fogliatte, e l'attaccatura al gambo ha questa forma particolare che è quasi a spirale, quasi a chiocciola, che lo rende abbastanza inconfondibile. Inoltre, come vedete, questo, in particolare il Sonkus Aster, perché invece l'Oreratus è abbastanza diverso, ha questa opacità quasi azzurrognola della foglia, e anche se sembra poco invitante con tutta questa spinetta, in realtà nel momento in cui viene cotto o comunque nel momento in cui poi viene raccolto non ha niente di meno rispetto al tarassaco più classico. Ecco. Sono tutte e due piante estremamente invasive dell'orto, perciò è molto facile che le troviate, probabilmente vi sarà molto più familiare la pianta magari cresciuta con questi fiorellini gialli. Come vedete, rispetto al tarassaco ha uno sviluppo aereo molto maggiore, come un po' la cicoria, quindi mantiene questa ramificazione e questi gruppetti di fiori gialli che spuntano in cima e poi si trasformano anche loro in soffioni più piccoli rispetto al tarassaco, ma sempre piccoli soffioni, e è molto 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 facile trovarla negli orti, anche perché appunto avendo i semi così leggeri tende a essere trasportata veramente ovunque, anche dai prati circostanti o da qualsiasi incolto, veramente viaggiano tantissimo questi semi. E anche queste due sono tutte due specie commestibili, quindi di solito la cosa è fiori gialli, asteracea, con queste foglie frastagliate, è difficile sbagliarsi. Se posso interromperti, Chiara, hai un trucchetto per riconoscere facilmente il Sonkus, rispetto magari alle altre, perché mi rendo conto che per chi si approccia a un campo incolto per la prima volta, magari con una cicoria bruciata magari dal freddo, potrebbe confondersi, che quando si raccoglie il gambo si infila un'unghia proprio nel gambo e è acquoso, quindi è un gambo completamente diverso rispetto a un tarassaco o a una cicoria, quindi basta premere con l'unghia e si sente che c'è acqua. Questo è il trucchetto di riconoscimento che noi insegniamo nei percorsi con la Casa delle Erbe. Esatto, anche perché appunto il tarassaco, nel momento in cui viene rotto lo stelo, soprattutto del fiore, si vede un latticello che esce di solito, quindi la differenza sta in questo, se non c'è già proprio lo sviluppo della pianta, che è molto diverso, perché il tarassaco appunto anche quando va a fiore si tratta semplicemente di steli con il fiore in cima, mentre qua vediamo che proprio la costruzione della pianta è diversa. Un po' il segreto è un po' anche imparare il portamento, perciò abituarsi a riconoscere non solo magari dall'identificazione della foglia o dal fiore, ma anche proprio dalla forma della pianta, da come si comporta. E diventa molto più facile anche vedere magari le piante quando si passeggia, senza magari doversi andare a vedere la forma della foglia o come si comporta. Guardarla più nel suo insieme, proprio nel suo portamento, essere un altro indizio che ci aiuta ad identificare la pianta, anche quando appunto ci sono caratteristiche che possono variare tantissimo da un esemplare all'altro. Allora, torniamo su, vediamo che cosa c'era in fila. Valentina, se tu vedi qualcosa che vuoi dire o c'è qualche pianta che vuoi approfondire, ecco, questa è un'altra, la caccialepre, vuoi farla subito? Sì. Non so se avevano deciso di fare la pausa cena e a che ora. Esatto, sono quasi le 8, quindi di piante ne abbiamo ancora un po' da spiegare, quindi se volete c'è spazio e argomenti anche per dopo. Possiamo fermarci una mezz'oretta se dovete andare a cena. Io dico soltanto che del Sonkus, intanto che si decide, una cosa molto carina è che si credeva
Esatto, Santo Ildegardo. Si credeva che ridasse forza, che fosse il famoso ricostituente, che era una parola anche molto utilizzata dalle nostre nonne. Pensate che su dei testi antichi c'è scritto proprio che Plinio il Vecchio scrisse che si procurò, si fece procurare e che fece cucinare un piatto in purezza di Soncus prima e lo dasse a Teseo per nutrirlo e dargli la forza necessaria per poi andare nel famoso labirinto e affrontare il Minotauro. Quindi pensate un po' anche la credenza. E il Soncus sembra che picca, ma in realtà non picca quando si prende. Io ho delle persone che la scambiano per il cardo. E anche il picris si scambia per il cardo, ma in realtà sembra che picca, ma non ha alcuna spina che fuoriesce dalla sua foglia e comunque si consuma prevalentemente cotto. Volevo soltanto dire che è abbastanza dolce, quindi se finora abbiamo visto cicoria e tarassaco, che invece sono molto più caratteristici dall'amaro e dall'aspro e per questo sono anche molto depurativi, infatti il tarassaco si chiama anche in dialetto piscialetto perché è molto diuretico. Tutte le piante depurative attuano questo processo di purificazione attraverso l'espulsione di liquidi che possono essere in forma di minzione, quindi con una diuresi più abbondante, oppure con una sudorivazione più abbondante, okay? Mentre il Soncus è una pianta più dolce, quindi si può mangiare tranquillamente in purezza. Io l'ho mangiata ieri sera, lestato appena appena e poi ripassato in padello con un po' di aglio bianco e un po' di peperoncino ed era spettacolare, quindi paragonatissima a una coltura, insomma, non rientra tra quelle erbe che non sono sempre gradite. Vogliamo fermarci quindi? Avevamo deciso così? Avete fatto venire in fama a tutti, le credo che... Con sto aglio, peperoncino e sti radicchi tutti tirati in padella, mi è venuta una voglia di mangiare radicchio, ma è subito! Io devo mangiare la cicoria! Sto mangiando tutti cicoria stasera! E poi ancora non sono arrivata ad una pianta, non vi svelo, che lì ci si fanno proprio ravioli, tagliatelle, sì. C'è proprio lì... Io praticamente ne sono mangiato tipo 5 erbe pensando che fossero tutte cicorie. No, vabbè, ma io scusa, ma riconoscere le rosette basali è un casino comunque. Io queste le ho tutte di piante nell'orto, tutte quelle anch'io le ho tutte, vedere, ma quando non ci sono i fiori è un casino riconoscerle. Questa la riconosco anche senza fiori e anche quella di prima, quella che ha... Guarda, basta farci un pochettino l'occhio, come tutte le cose, nel senso che... La seconda, come si chiama? Quella che c'ha quelle foglie piccoline, belline, tutte messe così, che sembra un quadro. Cardamine. Sì, la cardamine. Brava. È brava. No, quelle le riconosco. Sì. No, capito. Valentina, non t'ho sentito. Io? Non t'ho sentito. Ho detto quella che è simile al crescione. Sì, quelle le riconosco bene anche senza il fiore. Mi perché sentite? Hanno una foglia particolare. Sì, sì. Le altre si fa un po' più fatica quando non hanno il fiore. Quando hanno il fiore sì, perché le vedi bene tutte, cioè son belle. Ma guarda, ci vuole un po' di pazienza all'inizio. I primi mesi ci vuole un pochino di pazienza nell'osservazione. Non è così immediato come sembra. No. E poi una volta che ci si è presa la mano, veramente molto, molto intuitiva come cosa, nel senso che le riconosci facilmente. Sai cos'è? Che io però all'inizio, ragazzi, ci vuole pazienza. Sì, no, poi sai ti capisco. Che io ne ho tante nell'orto, ne ho tantissime, pieno di erba, pieno di erbe e di erba. Ma poi loro crescono anche in simbiosi quasi, quindi molto spesso le ritroviamo che dove finisce l'una inizia l'altra, quindi le foglie molto spesso, o anche la fioritura,
ma tu per identificare di chi è quel fiore devi fare, devi risalire allo stelo fino alla base e capire da che rosetta viene. Sì, anche esatto. Perché quindi non perché vi preoccupate, sono perché sì, c'è qualcuna che è molto alta, che è più facile, per esempio l'inula, che si chiama anche erigeron o coniza, che è edibile, quella che dicevo prima per scacciare le mosche, ma è puzzolente, quindi non è così consigliato. Puzzolente è bellissimo. Sì, sì. Se strappate le foglie. Però, per esempio, lo stelo fiorito secco, che in questi periodi c'è, è utilizzato per accendere il fuoco con rapidità. Quindi c'è un altro utilizzo, insomma, anche di questa erba spontanea. Sì, sì, sì. Però sicuramente, per rispondere a Cristina, non ti scoraggiare all'inizio, perché è come se tu prendessi una persona di, non lo so, 40 anni, che ha sempre vissuto in città e che era convinto che nascessero al supermercato, lo porti in mezzo a un campo e fa: ma quella è la pianta delle zucchine! No! Ma i fagiolini nascono! Cioè, però per noi è assurdo, per noi che siamo di campagna è assurdo, ma io l'ho viste queste... Sì, anch'io. Io pure ho viste, pensa. No, però è bello. Sì, di solito la cosa è, se ne prendo un paio alla volta, per quell'anno ci si approfondisce la parte di letteratura, ci si fa l'occhio, vuol dire che tutte le volte che esci ti guardi, qua c'è questo, qua c'è quell'altro, poi diventa un po' anche un gioco, perché comunque tutte le volte che vai da qualche parte inizi a cercare di capire quanto ne conosci, che cosa c'è lì, dov'è la pianta nuova che trovi, magari poi scopri che è una pianta che continui a vedere, in realtà ha questo nome e puoi mangiarla, oppure ha queste caratteristiche, poi la inizi a vedere dappertutto, perché poi inizia a essere ovunque. Brava, hai detto una verità sacrosanta. Sai cosa? Se magari la vai a cercare in un punto, non la trovi, dici vabbè, questa non ce l'ho. E poi la trovi in un'altra parte senza trovi sotto i piedi. La domanda è questa. Ma potrebbero esserci tra queste che si assomigliano tutte, come rosette basali? Quindi il crespigno, il tarassaco, la cicoria, eccetera. Tra queste che si somigliano, ce ne potrebbero essere alcune non edibili? Cioè, se io le raccolgo... Perché fa venire mal di pancia. Qualcuna che mi fa venire mal di pancia potrebbe esserci? No. Qui è necessario fare questa distinzione sottile? Ma allora, la distinzione è necessario farla per un discorso anche di piacevolezza, di gusto. O ti faccio un esempio: una persona che magari della famiglia, quindi che, con cui io mangio quotidianamente, che ha delle problematiche magari legate all'apparato renale, ok? Faccio un esempio. Quindi, oppure dovrebbe evitare le fibre. Quindi magari un discorso di riconoscimento va fatto più che altro per me, per avere la certezza di quello che poi cucino, in che quantità o in che gusto, perché magari un giorno esco, raccolgo tutti, ma poi arrivo a casa e ho raccolto tantissimo crepis, tantissimo, non l'abbiamo fatto ancora, tantissimo cicoria, tantissimo tarassaco, che sono voglia di investirci tempo. Non trovi un riscontro così positivo, ok? Quindi è molteplice il perché riconoscerle. In queste che hanno questa caratteristica di avere questo gambo e poi la foglia che spesso ha dei triangolini, quindi per un'assonanza le descriviamo così, non corri il rischio, perché magari uno è un tarassaco, un altro è la radicchiella, un altro è la cicoria, un altro è il crespigno, ma sono tutte piante edibili, in misticanza, va bene, ok? Però ecco, come dice anche Chiara, magari, che ne so, il Zonkus, che tra le tutte potrebbe essere il più differente, ma imparo a identificare quello. Poi quando vado a raccogliere il Zonkus, che taglio la rosetta basale, vedo che vicino magari ce n'è un'altra. Me ne porto una foglia a casa e vedo come è fatta questa foglia, quale assomiglia di più. Sì. Sicuramente uno degli insegnamenti che io ho preso dalla raccolta delle erbe spontanee è proprio quello sviluppo
tipo di quell'attitudine alla pazienza che io spesso nella vita non ho. Io sono una tutto e subito, e quindi prima con le erbe spontanee e le terapie naturali olistiche in generale, e poi ancora con l'agricoltura, ho sviluppato proprio questo aspetto importante che io tendevo a non avere affatto. Quindi non è che adesso domani andiamo per erbe e già ne portiamo a casa sei tipi differenti, capito? È più un discorso di pazientare, anche proprio per assaporarne il gusto. Sì, cioè, se a te non piace la cicoria, non è che perché è depurativa la devi prendere. Cioè, ritorniamo sempre a un discorso anche di, come dice Maria Sonia, di stare nella grazia di Dio, quindi di piacevolezza. Cioè, è vero che l'acqua della cicoria... Per me, per esempio, il tarassaco piace tantissimo, per me non lo sento amaro. C'è gente che invece magari non lo mangerebbe mai, addirittura nell'acqua dove lo cuoce, delle volte anche mio babbo beve l'acqua dove cuoce dentro. Cioè, a me piace come sapore proprio. No, io me le faccio portare dagli altri, perché non mi sento sicura. Io sono 3 anni che sto facendo delle erbe, ma non mi sento sicura. E, cioè, se hanno il fiore sì, se no no. E invece bisogna riconoscerli anche senza, fuori dal quando non è primavera. Però quando me le portano io le cucino. L'ultima volta ho fatto un po' esagerato col tarassaco e mi è venuto un forte mal di stomaco. Ho esagerato. Sì, beh, guarda, in 3 giorni ho avuto mal di stomaco e male al fegato. Io non soffro di mal di stomaco. È il problema spesso delle erbe spontanee, soprattutto se si hanno magari patologie pregresse, oppure in generale nelle persone che possono avere delle patologie loro, soprattutto legate al fegato. Le erbe spontanee tendono a essere molto ricche di tante cose, quindi in generale si tende a sconsigliarle il consumo chi ha già problemi di fegato, oppure le persone che possono essere un po' più delicate, possono avere magari problemi proprio a smaltire tutte queste sostanze. In generale si tende a sconsigliarle, perché appunto proprio buona norma mangiarne magari poche, mangiarne diverse e inserirle un po' di traverso, perché sono sempre cose che magari non sei abituato a mangiare, cioè anche il tuo organismo si deve un pochino adattare a un cambio di regime a quel punto di vista. E poi appunto sì, nei soggetti che in generale sono un po' più delicati a livello sia di tratto digerente ma anche di proprio di fegato, si tende a sconsigliare, se poi ci sono soprattutto delle patologie da quel punto di vista, sì. Infatti in generale si sconsigliano magari alle donne in gravidanza, soprattutto se non si è proprio pratici o non si è proprio sicure, ovviamente le quantità. La cosa è sempre, di solito il veleno lo fa la quantità. Tante persone consigliano anche, per esempio, di assaggiare la foglia, che in alcune piante ti dà la risposta se è quella pianta o no. Io soprattutto le persone che iniziano lo sconsiglio, non perché magari addentando una foglia rischi di morire sul colpo, nel senso, di solito non funziona così, a meno che tu non ti mangi una foglia di colchicum, però soprattutto per un po' di premura, per dire non andiamoci proprio sul gusto, anche se magari quando poi hai imparato un po' a riconoscerle può essere anche solo l'aroma, non lo so, anche solo strofinarlo può essere caratteristico, può farti fare un'identificazione, quando magari non riesci a farlo da altri punti di vista. Però ecco, è una cosa su cui ci andrei molto piano, soprattutto all'inizio, più che altro perché magari all'inizio non si ha proprio la dimensione di che cosa sto facendo, con cosa sto giocando. Dopo magari le vediamo le foto del crocus e del colchicum, che è la pianta di che vi ho nominato un paio di volte. Se io non conosco bene la pianta, anche proprio a livello di suoi cicli vegetativi, posso confondermi, mentre invece mi basterebbe avere un'idea un po' più approfondita di che cosa sto facendo per sapere che una fiorisce in autunno, una invece fiorisce solamente in primavera, quindi da lì fa la differenza. Però ecco,
di solito sconsiglio di assaggiare le piante all'inizio almeno, perché c'è chi lo fa, c'è chi usa tutti i sensi in tutti i sensi e tendenzialmente l'assaggio non è quello che è proprio letale. Però ecco, io ci andrei piano. E quindi queste piante però si possono raccogliere sempre? Cioè nel senso, anche da noi c'è la cosa che di solito noi diciamo il radicchio, che è il tarassacco, lo chiamiamo radicchio. E però di solito si dice, sì, anche mio babbo lo raccoglie in primavera, prima che faccia il fiore, poi non lo raccoglie più. Invece io nell'orto ce l'ho sempre, per esempio. Cioè, lo posso fare sempre. Esatto, sì. No, sì, generalmente c'è l'usanza di raccoglierlo prima della fioritura, sia per una questione di nutrienti che restano all'interno delle foglie, mentre tendenzialmente in fioritura vado nel fiore, soprattutto nel bocciolo, ma anche per una questione di tenerezza. La pianta in età adulta e dopo che ha fatto i fiori tende a essere un pochino più coriacea, però ecco, soprattutto per quelle piante che magari poi si sfalciano anche col tagliaerba, le erbe tendono a essere molto veloci nel rifarsi, nel senso che nel giro di settimane sono di nuovo come prima, quindi da quel punto di vista sono anche una risorsa abbastanza, cioè anche proprio da taglio. Dopo vedremo anche altre piante, come per esempio la silene o così, sono delle piante che spesso, anche solo eliminando lo stelo, perciò io raccolgo lo stelo e poi tolgo le foglie, non mangio lo stelo, mangio le foglie, magari non avranno tutta la tenerezza che hanno ad aprile quando sono appena spuntate, però non, cioè nel senso sono consumabili. Questa cosa che le piante si raccolgono solo in primavera è molto riduttiva. Perché appunto a seconda del momento in cui le raccogli possono essere in diversi stadi, posso anche raccogliere parti diverse della pianta o sfruttarla in modo diverso da quel punto di vista, perciò sì, è molto riduttivo. C'è la tradizione di farlo, ma secondo me deriva tanto anche dal fatto che le erbe spontanee sono le prime che spuntano e quindi le raccogli quando non hai ancora nient'altro da raccogliere. Dopo magari hai altre cose e non le raccogli. Sì, dopo non vado a mangiarmi il tarassaco, ma mi è spuntata l'insalata. Per esempio, se io adesso ho il tarassaco nell'orto, che è bello verde, perché il mio orto è tutto bello verde, col fatto che c'è tanta umidità, se le trovo le posso mangiare, voglio dire. Sì, non è che non le posso mangiare perché è inverno. No, assolutamente. Sempre per quella storia, magari si raccolgono le foglie più interne, che sono le più nuove, al posto che magari raccogliere quelle più esterne, più vicino al terreno, che sono più fresche. Se interrompo, ho notato che non c'è, che quantomeno io non vedo più il, insomma, che stai registrando, non so se è voluta, non so se sono io. È in pausa. Io ce l'ho in pausa. Ho ripreso. Perfetto. Ok, sono partita. Grazie anch'io. Chiara. Comunque volevo dire che anzi i periodi di primavera e di autunno sono proprio i periodi migliori per andare a consumare quelle erbe depurative, perché sono già di per sé due momenti in cui il nostro organismo, dopo le due stagioni più determinate, no? Che è l'inverno e l'estate, a livello climatico ha proprio bisogno di una bella depurazione. E per dire il discorso del mal di pancia, magari è primavera, vedo un sacco di pubblicità o vado in erboristeria, ci sono già prodotti disintossicanti, drenanti, più ci metto il tarassaco, più mi faccio l'aloe, più prendo anche l'insieme di altre cose. Mi sentite? Io non ti sento più. Infatti ho visto, dicevo, quindi potrebbe essere anche un discorso del processo di insieme. Magari vengo da un periodo come l'estate in cui ho consumato tanta frutta zuccherina e molto acquosa, quindi già il mio organismo è abituato, il mio intestino, ad avere un transito più facilitato proprio dalle mucillagini, dalla presenza di acqua in frutta e verdura. Magari mi faccio dell'insalatone perché voglio star fresca e quindi sto al mare, dove volete, al parco. Poi magari iniziano le erbe spontanee e da questo regime passo a due giorni intensi di un'erba purificante come tarassaco e cicoria. Magari ecco anche il cambio drastico.
cioè, in tutte le fasi, in tutte le questioni della nostra vita, quando si integra con una novità, dovrebbe comunque esserci un minimo di periodo di tolleranza, come quando ci esponiamo al sole, magari non è che a giugno, sì, sì, non sono mai stato al sole e vado una lì volta. A mezzogiorno. Questo è un po' la vademecum. Poi Cri, un altro accorgimento che ti posso dare, sempre per un discorso di riconoscimento, puoi mettere dei bastoncini, una canna, insomma, quello che hai, proprio attaccata all'erba che vuoi analizzare, in modo che tu riesca a vedere le varie fasi e quindi a capire che quella è proprio il tarassaco in questione. Ok, quindi sì, magari è una buona idea, mi sa che lo faccio tanto su una. Infatti, ne ho una che sta crescendo che vorrei capire cos'è. Infatti, metterò il bastoncino e staremo a vedere, così non la taglio e quest'estate vediamo. Così come invece io ho tantissimo crespigno, ma l'ho riconosciuto perché mi ha invaso invaso completamente con tutti i fiori, però adesso, beh, lui ricresce esattamente dove era, giusto? Cioè, se c'era l'anno scorso, nello stesso posto c'è anche quest'anno. Tu l'hai tagliato al rasoterra, dicevi? Sì. Sì, sì. Allora, se le radici sono rimaste interrate, sì, sì, è molto probabile e facile che loro ricrescano negli stessi punti. Invece, mio cognato mi ha portato delle rosette, che buonissime, un po' amare anche quelle, ma veramente gustose, che lui dice sono di papavero. Ma è possibile sta roba? Sì, 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 il rosolaccio, sì, lo sì, usano tanto, come? Da me non c'è tanto, però sì, so che è raccolto molto. Infatti, ma papavero fiore proprio, il papavero, sì, fiore? Sì, sì, il papavero classico, quello rosso proprio, spontaneo. Fa la rosetta che ha le foglie tutte frastagliate. Perché? Sì. Ah, ok. Perché poi sei abituata... anche lui, quando fa il fiore, si vedono un pochino meno le foglie. Sì, infatti si è abituata a non notare la foglia, a vedere le foglie della rosetta. Però quindi quando lo troviamo in rosetta, per noi è proprio una novità. Sì, sì, una pianta infatti diversa. L'altra opzione che c'è per riconoscere le piante, per tenerle un po' sott'occhio all'inizio, può essere quella di farsi un angolino nell'orto in cui si mettono giù 2 o 3 esemplari di quelli che si vogliono un po' studiare da vicino, e avere sott'occhio in modo che un po' ci si abitua proprio alla loro presenza, alla loro, al loro comportamento, ad averceli tra le erbe che si conoscono. Non so, le pratoline le hanno in mente tutte perché sono delle piante che vedi e le riconosci, e riesci magari a riconoscerle anche in contesti in cui non si esprimono con il fiorellino classico, magari riesci a riconoscere proprio anche la pianta. E può essere un modo per esercitare un po' l'occhio, perciò tutte le volte che vai lì tu vedi la pianta, ti ripeti che cos'è, sai che comunque è quella perché ci metti il bastoncino o sai che è quella, e riesci magari poi a collegarla un po' meglio anche fuori quando non la vedi nel contesto, e sicuramente è più facile che magari vederla su un'illustrazione o da una foto che poi spesso non rispecchia magari il tipo che hai tu, o basta che cambi un pochino, cambi la luce, anche solo esatto, quello, e riesci a notare delle caratteristiche diverse. Sì, assolutamente. Il riconoscimento proprio in campo penso sia la cosa più efficace per farti capire che ok, è questa pianta. A me è capitato ancora che finché non mi hanno fatto vedere la pianta e l'ho vista con i miei occhi e l'ho vista lì, non avrei mai detto che era quella che avevo presente io o che era quella che avevo visto sul libro. Per quello che è così importante anche magari avere accanto una persona che le conosce, perché comunque sa darti una sicurezza diversa, nel senso che capisco anche te Cristina, nel senso che io ho avuto la fortuna di conoscere una signora che per erbe ci andava spesso, e anche perché le mie conoscenze erano molto più in astratto, senza proprio il riscontro magari una persona che poi lo sa, e ho avuto la fortuna di essere affiancata da questa persona, per cui usciamo insieme per erbe, io vedo comunque cosa prende lei, che cosa raccoglie lei, qual è il suo occhio su quella cosa, fa la differenza, ti dà una sicurezza diversa, anche perché sei più sicura tu poi effettivamente in ambiente, sì, di dire non è che magari la confondo con la cosa o quell'altra, e ecco, e da quel punto di vista
un po' rischiosi sono anche quei gruppi di riconoscimento su Facebook e le app, che a parte aver dentro di tutto, quindi puoi trovarci dal botanico a quello che tutte le volte che c'è una foto di una pianta è edera, tutte le volte che c'è la foto dell'altra che dici... È tarassaco. Sì, no, infatti, quindi è molto poco affidabile, può essere utile per dei suggerimenti di approfondimento, perciò poi ti vai a digitare la tua pianta che ti hanno nominato e capisci se è quella o no, ma non c'è da fidarsi. E anche le app, so che ce n'è una che viene usata abbastanza, che deve essere PlantNet. Io quella lì, io ce l'ho. Diciamo che ti orienta parecchio, dipende, insomma, ecco, serve a fare un po' di scrematura, sì, sì, scrematura. Infatti, però poi allora, sì, io di solito vado a intrecciare i dati, nel senso, ecco, che e poi comunque non le raccolgo, perché non mi fido lo stesso, però una è quella app, poi ci sono i libri con le figure, e infine, per ultimo, chiedo a chi ne sa più di me, cioè faccio la foto e mando a qualcuno che secondo me sa un po' di più, però poi alla fine non mi fido lo stesso, perché come dite voi, cioè, secondo me ci vuole la persona vicino che è sicura di quello. Cioè, però magari posso usare... Ecco, già per esempio, dopo stasera io mi sento già più tranquilla, che dico, vabbè, anche se sbaglio me le raccolgo lo stesso, comincio a prendere confidenza anche a mangiarle, no? Cioè, sì, certo. Sì, poi appunto quando si individuano magari un gruppo di quelle piante come possono essere... il tarassaco, la cicoria, la radicchiella, il sonchus, che comunque magari si assomigliano un po' tutto e a prima occhiata non le riconosci. Se so che comunque, mal che vada, casco sul sonchus, cioè, va bene. Cioè, è ovvio che se vado su cose un po' più elaborate, un po' più diverse, un po' più su altri livelli, rischio di più. Però finché il rischio di mangiarmi un sonchus al posto di un tarassaco, capisci anche che è abbastanza tranquilla come cosa, nel senso, poi appunto magari la prima volta non ne mangio un chilo, ne mangio un paio di rosette. C'è anche da dire... Vai Valentina. No, avevo parlato prima ma è arrivato dopo, quindi sembra che... Vai. No, dicevo, c'è anche da dire... C'è anche da dire che effettivamente quelle che proprio si assomigliano tantissimo sono queste. Quindi abbiamo subito iniziato con quelle che si assomigliano tanto. Giusto per confondermi. Perché poi ecco la... Esatto. Giusto per farvi sembrare impossibile la cosa. Sì, poi tutto vogliamo avvicinarvi, quindi cominciamo con la parte difficile. E per esempio ho il campo che è pieno di potentilla. Anch'io. C'è la potentilla, la pimpinella è un'altra diversissima, la sulla, che è famosa, è diversa, poi ecco. Ma anche la potentilla si mangia, io non lo sapevo. Sì. Cinque foglie, si mangia. Quindi... Occhio però a contare le foglioline, perché se ti sbagli c'è l'altra, che è, no, qual è, che si assomiglia, che però è velenosa. Giusto, ma la mia potentilla, perché c'ha tutte le foglioline gialle, i fiorellini gialli, poi insomma la mia è tutta di quella. E fu così che poi avvelenata. No, poi tendenzialmente comunque si impara un po' anche a sapere dove cresce una cosa e dove cresce l'altra, perciò se anche magari ho il dubbio su quella fogliolina, però vedo che comunque intorno ce ne sono anche altre della stessa specie, è molto più facile che sia una pianta di quella e non l'unica foglia della pianta velenosa che ci assomiglia. Quindi poi si va anche un pochino a un po' logica e un po' a pratica da quel punto di vista. L'unico gruppo che noi vi consigliamo di tenervi alla larga almeno i primi 3 anni di esperimenti sono le ombrellifere. Sì. Quindi quello che riguarda carota, cicuta, sì, sedanaccio, cioè lì veramente è molto, molto... Abbiamo perso. Valentina! Perché non ci sono cose... proprio velenose, simili, la spezzetti, senti proprio l'odore tipico della carota, la foglia, senti
spezzettandola, ma come mi diceva Chiara, confrontandoci, da lemmi ci sono specie che sembrano sono molto 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 simili alla carota selvatica, che invece anche solo toccandole danno una dermatite o dei problemi di pelle, quindi ecco, magari lì, in quel mondo lì vi dico, stateci, seminate poi carota, osservi e esatto, osservi, no. Però c'è, nel senso, tanto passa dall'osservare, dal farci l'occhio, vedere che cosa c'è nella tua zona. Di nuovo, se hai un campo sconfinato di carote, è più facile che siano tutte carote piuttosto che trovarci in mezzo l'arsenico o altro, da quel punto di vista. Però in generale le ombrellifere sono un po' complicate, nel senso che si assomigliano, hanno magari delle differenze che non vedi proprio a prima occhiata o proprio da principiante, ecco. Quindi a volte è un po' il gruppo che si fa un po' più fatica a inquadrare, soprattutto all'inizio, perciò di solito le ombrellifere possono stare lì tranquille, nel senso che tante volte poi appunto c'è sempre anche la questione del cambiano talmente tanto da un ambiente all'altro, che anche per la questione dei libri oppure dei link a cui fare riferimento, che comunque io ne ho fatta una lista, dopo se volete ve la condivido, di siti e di blog di persone che sono tutte persone che fanno anche corsi, quindi è gente che comunque sa quello che sta facendo e tendenzialmente l'idea è quella di affidarsi anche per il riconoscimento a portali che sono portali universitari o comunque che hanno un'impostazione di questo tipo, perché lì da quel punto di vista sai che si basano proprio sul riconoscimento botanico, perciò non ho quello che mi scambia una cosa per l'altra, mi mette il nome, poi c'è la foto che non è quella giusta, perché si rischia di inciampare in questo tipo di cose. E appunto è importante anche sapere da che fonti si prendono le informazioni, anche perché appunto ci sono libri che hanno le illustrazioni, libri che hanno le foto, poi dipende ognuno da come si trova meglio per sé, però anche per esempio per le persone a cui fare riferimento è importante avere delle persone del proprio territorio. Io ho un libro di un'esperta che è svizzera, è molto simile alla flora che ho io a 1000 metri, ma se probabilmente lo faccio vedere a una persona che sta in Puglia o che sta nelle Marche o che sta nelle isole, mi dice non mi serve quasi a niente, perché metà delle cose che hai tu non le ho io, oppure alcune specie ci sono però non sono così diffuse o sono molto diverse nella forma. Una persona che è del luogo, è una persona che conosce proprio la flora del luogo, è una persona molto più affidabile, nel senso che seguo anche a diverse persone su Instagram, tendo a seguire persone che sono un po' della mia zona, che comunque hanno ambienti simili al mio, perché proprio a livello di vita può essere molto intorale, poi nella raccolta pratica non incontrerò le stesse piante banalmente. E quindi da questo punto di vista è utile proprio approfondire a livello territoriale. Già tra me e Valentina ci sono delle differenze di piante, oltre che delle differenze di nome, perché per quanto si parli del nome botanico, poi quando parla magari correntemente io lo chiamo in un modo, lei lo chiama in un altro, che sono veramente due mondi diversi. Poi magari si fa vedere, è la stessa oppure è una pianta diversa con lo stesso nome, appunto di erba di San Pietro, San Giovanni, Sant'Antonio, c'è pieno l'enciclopedia proprio, e da ogni parte è una pianta diversa, quindi da quel punto di vista anche i punti sono abbastanza importanti per avere un po' poi un punto di vista razionale nei confronti dell'identificazione. Così esistono anche oltre alle app delle guide più analogiche, che però credo ci siano diversi portali anche online che le utilizzano, che chiamano praticamente è un riconoscimento. Aspettate che è arrivato Fabio, ma non lo vedo più. L'hai fatto entrare tu, Valentina?
No, io non posso, solo no. Tu che sei host. Ok. Mi è sparito. Una finta. Allora, vediamo se ricompare. Sì, una finta. Vediamo se ricompare, aspettando un momento. E, che sono le chiavi dicotomiche? Sono praticamente delle... è uno strumento che veniva usato in principio proprio per il riconoscimento delle piante e che funziona praticamente proprio in modo dicotomico, perciò al bivio si parte da una caratteristica che può essere il colore del fiore, perciò la pianta ha il fiore giallo o non ha il fiore giallo. Se ha il fiore giallo passiamo a analizzare un'altra caratteristica. Quindi avremo una pianta col fiore giallo che ha le foglie opposte oppure le foglie in un altro modo, e in base a queste caratteristiche si va a selezionare poi quella che è la pianta, che è l'identificazione. Però sono abbastanza laboriose, nel senso che si parla veramente di decine di caratteristiche. Perciò anche proprio a livello poi di portarsi dietro il librone con tutto il riconoscimento in campo può essere un po' problematico e un po' lungo. Quindi in generale magari si fa un occhio nei confronti delle piante che più o meno riesce a riconoscere nella zona e poi si approfondisce. Perciò quelle che comunque vi diamo noi e vi approfondiamo noi sono tendenzialmente molto diffuse e abbastanza di facile riconoscimento, a parte quelli che vi abbiamo appena presentato, che sono tutti molto simili. Però per il resto adesso vedremo anche altre piante, e è facile che riconosciate piante che dite ce l'ho nell'orto, appunto, oppure l'ho già vista mille volte e mi viene in mente, scopro adesso che è questa pianta. O magari tante volte non riesci a associare il nome della pianta, magari hai sempre sentito bianco spino, però non hai mai identificato che è la pianta che hai fuori dall'altra parte della strada. E anche lì ti dici, ci sono passata davanti tante volte e non avevo idea di che forma avesse il bianco spino. Ma anche proprio per rassicurarvi, se io vi dico equiseto, già magari per chi... mi piace la vota, cioè è una pianta completamente differente dalle altre. Malva è un'altra pianta completamente differente dalle altre. Calendula, quindi non vi preoccupate, perché in realtà si vive anche senza mangiare per forza cicoria, tarassaco e altre piante che si assomigliano, e magari si raccoglie di più quelle che proprio è inevitabile che andiamo a ricordare. Conoscere, ecco, quindi andiamo proprio tranquilli, poi siamo in un gruppo di apprendisti agricoltori o agricoltori evoluti, ma comunque penso che di minerali non ne abbiamo, non ne avremo pochi, ecco, con la nostra passione e attività in comune, quindi proprio soft, tranquilli, adesso arriverà più facili per tutti. Io ormai volevo chiedere un'ultima cosa. Io vi chiedo, la mia connessione sta andando bene? Ogni tanto si blocca la voce. Ogni tanto la voce va via. Volete che metto il telefono? Che mi collego dal telefono invece? No, poi si... Per adesso si capisce abbastanza, almeno io, poi... Sì. Se al massimo poi salti molto dopo, facciamo il cambio in corsa. Io volevo fare una domanda, se posso. Certo. Non so se me lo sono persa io, quindi, quindi in caso ditemelo e poi lo riascolto nelle registrazioni, non tanto per prendere tempo. Ma la storia del bastoncino per facilitare il riconoscimento... Cos'è? Allora, giusto. Praticamente ci stavano chiedendo come poter identificare al meglio queste tipologie di erbe spontanee che abbiamo visto finora, che bene o male si assomigliano praticamente tutte, ok? Quindi nelle circostanze non si ha la certezza di quello che abbiamo di fronte. Quindi ho suggerito la tecnica del bastoncino, che innanzitutto è quella di pazientare e andare a riconoscere una pianta per volta,
magari anche attraverso l'esclusione. Quindi se il famoso Soncus ormai abbiamo identificato perché sembra che picca e quindi ho una certezza al 95%, va bene, passo alla pianta 2, voglio capire se è un tarastraco o una cicoria, vado a mettere un bastoncino vicino alla pianta in questione, ma semplicemente per ricordarmela, perché se ho un orto e più o meno quindi ho la padronanza degli spazi e quindi mi ricordo anche dove ho visto questa erba spontanea che voglio continuare a tenere sott'occhio, è un discorso. Ma se magari andiamo a vedere dei campi molto estesi, dei pezzi incolti, ovviamente si confonde molto e quindi poi è difficile capire in quale parte ho visto quella pianta di cui ho un dubbio. Quindi semplicemente si mette un bastoncino ben conficcato nel terreno vicino a quella pianta che voglio vedere il suo sviluppo, in modo che una volta che vedo il suo sviluppo riesco a identificarla con più certezza, andando a vedere anche come fiorisce, quando fiorisce, come si sviluppano le foglie, come si sviluppa lo stelo floreale ed eventualmente anche come il fiore. Io ho una foto che devo ritrovare in cui si vedono da un'inquadratura laterale tutti i fiori delle asteracee, delle erbe spontanee. E è una foto utilissima perché, lo vedremo anche più avanti, i fiori, soprattutto quelli gialli, sì, hanno delle differenze, ma adesso d'occhio così un attimo ci vuole a vederli. Invece se noi li guardiamo da sotto notiamo più differenze. Quindi andiamo proprio a fare un esame molto perfezionista della pianta in questione. Quindi con il bastoncino non perdo di vista la pianta che voglio analizzare in tutto il suo sviluppo, fondamentalmente. Ti ho risposto? Sì, sì, assolutamente. Grazie mille. Non avevo capito che fosse per annotare il luogo, mi ero persa, quindi pensavo che fosse qualche altra roba strana. Però no, molto terra. Non so se ci sono altre domande, se no possiamo andare avanti con le piante. Facile solo. Le piante facili o le domande? Volevo chiedere solo una cosa, se no le faccio anche dopo. Vai. Quando avete fatto. Siccome io ho le cicorie, quelle lì selvatiche, ho una zona, ma non nell'orto, c'ho una zona da un'altra parte dove ci sono dei miei parenti che c'è una bella siepina di cicoria. Posso io trasbordarla nel mio orto? Nel senso, come posso, come si, cioè per seme, per radice, per come posso fare? Perché io nell'orto non ce l'ho e loro ne hanno tanta invece e a me piacerebbe averla nell'orto mio, perché così... Come, le tue parenti la raccolgono, la coltivano? No, perché loro vengono solo d'estate. Loro, mio babbo la tiene sempre tagliata perché gli tiene dietro il giardino e quindi gli tiene sempre tagliato. E quest'anno sono riuscita a non fargliela tagliare perché non sono venuti, sono parenti che arrivano da Napoli, quindi vengono solo d'estate. E sono riuscita a non fargliela tagliare, ma per grazia proprio l'ho ricevuta, perché di solito lui taglia sempre. 3-4-5 volte l'estate mi taglia sempre l'erba per tenergliela sempre bassina, bellina. Però mi piacerebbe... Ma guarda, molto semplicemente io ti dico la mia, che poi è quello che faccio, perché anche con tutte le accortezze dovute, ogni tanto capita quando il terreno è bagnato che, oppure adesso che me l'hanno mosso con il ripuntatore del trattore, quindi hanno alzato delle zolle, che andandolo a raccogliere viene via anche la radice. Quindi io ti dico che tu ti prendi queste belle cicoriette, le tagli al colletto, te le fai in padella, la radice la vai a piantare nel tuo orto, nella zona in cui vuoi riaverle, quindi la sradichi effettivamente su una siepe di cicoria, non è che vai a distruggere un ecosistema, ok? Quindi proprio puoi andare tranquilla. Anche perché è la soluzione più ottimizzante. Sì, anche perché si parla appunto della cicoria. Se fosse un'altra pianta di un altro, cioè nel senso, la cicoria è proprio una di quelle piante che è quasi considerata infestante. Perciò anche comunque il fatto di spostarne un esemplare o qualche esemplare
nel tuo orto e magari puoi moltiplicarlo lì, se tu lo vedi a lungo termine, in realtà stai proteggendo la popolazione selvatica, perché poi tu andrai ad attingere dalla tua coltivata, che però è una moltiplicazione, quindi non vai poi necessariamente a intaccare la popolazione selvatica di quest'erba. Poi appunto, parlando della cicoria, è veramente difficile metterla in difficoltà, cioè nel senso è una pianta veramente... Sì, poi non è che gliele levo tutte. Esatto. Magari gliene tolgo qualche d'una e la metto... Dopo si propaga per radice, quindi... Adesso io non ho presente come il seme della cicoria, perché da me manca, cioè abbiamo altri asteracei, ma quella non ce l'abbiamo. Lei si propaga per seme, nel senso che c'è una composita, una asteracea, però non fa un soffione, il seme non l'ho visto. Di quel colore, però cade a terra, quando fa il fiore ceruleo, potrei sbagliarmi, quindi prendetelo, questa informazione non la prendete a livello... No, soffione non lo fa, infatti sono stata attenta. Non lo fa con più certezza. Esatto, però fa comunque questi semini neri che sono un po' in rialzo rispetto a tutti i petali. Ok. Quindi io penso che, essendo comunque una composita, il seme deve star lì per forza e quindi va per seme. Però spostando radici, poi se la tagli, tu hai due vantaggi, te la mangi subito e vai a fare anche quel favore alla pianta di tagliargli l'apparato fogliare in modo che la radice ha tutto il suo tempo di radicare senza che la pianta gli richieda tanta energia per vegetare sopra, e quindi andiamo a fare una sorta di capitozzatura come se fosse un albero da frutta, ecco. Ok, grazie mille. Questa tecnica dell'appunto riportare una parte di comunque delle esemplari di spontanea nell'orto, soprattutto magari indicata se non si vuole andare appunto a intaccare una popolazione selvatica, se la raccolta è fatta dei rizomi oppure dei tuberi oppure delle radici, perché ovviamente se io taglio la foglia, taglio il colletto, la rosetta, di solito le piante spontanee ricrescono dalla radice, quindi non sono particolarmente permalose da quel punto di vista. Ovviamente se io vado a tagliare tutta una popolazione prima della fioritura, in qualche modo vado a compromettere la sua diffusione, perciò devo avere l'accortezza di non compromettere la fioritura di tutta la popolazione del posto dove sto, perché così mi taglio anche le gambe da sole, visto che l'anno dopo ci sarà comunque una difficoltà di ripresa. E ecco, le piante spontanee tendono a non avere questi problemi, soprattutto le varietà un po' più diffuse, un po' più resistenti, che sono comunque quelle che stiamo vedendo stasera. Però è una cosa da tenere a mente, nel senso che io non sto andando a tagliare la cicoria che mi sono piantato io nel mio orto, sto andando comunque a intervenire su un equilibrio che è un equilibrio selvatico, perciò io sto mettendo le mani in qualcosa che non è che ho creato io e che dipende da quanto ne semino io a inizio stagione. Vado comunque, devo essere comunque consapevole di che cosa sto raccogliendo, in che momento lo sto raccogliendo, e questo come incide non solo sull'esemplare, che nella moltitudine può essere anche insignificante, però sulla popolazione in sé, quindi l'accortezza, come diceva Valentina all'inizio, è di non andare lì e fare strage di tutto quello che trovo sempre nello stesso punto. E soprattutto se si tratta di radici, rizomi, che sono comunque delle parti di pianta che prevedono lo sradicamento, quindi proprio la rimozione della pianta in tutta la sua struttura, lì vado a compromettere effettivamente anche la ricrescita della pianta, perciò trasportarmene una parte in orto e magari moltiplicarmela lì mi permette di salvaguardare quella che può essere la popolazione selvatica, perciò penso al topinambur, che comunque è infestante, perciò anche andando a tirarlo su difficilmente faccio danno o danno irreparabile. Però se posso fare una scelta, può essere anche quella di decidere, va bene, dedico una parte del mio orto, oppure addirittura se ce l'ho già presente nel mio orto, faccio in modo di moltiplicare quello e di utilizzare poi quello, per non andare comunque a incidere su quello che può essere l'equilibrio poi delle spontanee, anche perché appunto può essere una mia parte di alimentazione, ma spesso l'alimentazione è anche di altri animali. Perciò...
di nuovo, è difficile che io possa effettivamente influenzare l'andamento della crescita di queste piante in generale, però pensare che non sono l'unica persona che poi magari ne beneficia, e può essere che per quegli animali sia una riserva importante di cibo, soprattutto se poi si parla di fiori e di fioriture, quindi c'è da stare attenti anche da questo punto di vista, e riportarla in orto può essere un ottimo modo, oltre che non dovermi fare il giro di chilometri di sentiero per trovare l'erba di cui ho bisogno, per fare questa scelta appunto di tutelare quello che può essere l'equilibrio esterno del selvatico, dello spontaneo. Allora, andiamo avanti con le erbe, se non ci sono altre domande, se no le teniamo per in fondo. Sì, sì. Allora parto. Avevamo fatto vedere la caccia lepre, se volevi sapere. Sì. Ah no, vuoi partire dalla pantaglia? No, no. Vai tranquilla. No, pensavo che cercassi. Lepre, così finiamo. Le asterace. Allora, aspetta che la ritrovo. No, era qui. Caccia lepre. Reicardia, quindi forse se l'hai messa qui. Allora, qua. Sì. Provata. Eccola qua. Allora, anche lei è una fantastica asteracea e anche lei ha fiori gialli, yuppi. Però vi consolo subito, perché in realtà la foglia da queste foto non si vede abbastanza bene, io non l'ho presa, però la foglia è veramente molto differente dalle altre. Quindi, innanzitutto, per il riconoscimento è più semplice per le foglie e per i fiori. Allora, i fiori, come potete vedere dalle immagini, va a fare un unico stelo con un unico fiore e quindi già possiamo eliminarla dalla specie del Soncus, ok? Rispetto quindi al Tarassaco, che hanno lo stesso metodo di fiorire, ha un fiore molto differente, perché come vedete l'ingrandimento in basso a sinistra ha questa specie di imbuto da cui, messo al contrario, quindi una sorta di vaso da cui poi vanno a sbocciare questi petali completamente gialli. Non ha, perché è similare con questa forma a vaso, ma in realtà lei è tutta gialla anche sotto, non ha nessuna sfumatura di altro colore. Ma è ancora più semplice l'identificazione. Ah, un'altra cosa del fiore, come vedete nell'ingrandimento, è che va a terminare con delle frastagliature su ogni petalo. Quindi il petalo non termina con una linea unica, ma sembrano delle piccole ciglia. Ed è identico in questo il fiore della nostra cicoria, quindi quel fiore violetto che vedevamo all'inizio. Poi vi dicevo invece è molto 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 nei casi completamente glabra, quindi senza alcun tipo di peluria, e inoltre ha un colore molto diverso, quindi ha un colore che tende al grigio, è una foglia che sembra lucida, non lo è, e tende al grigio, e anche al tatto questa foglia è una foglia un pochettino più succulenta, più cicciottella. Mi avete perso? Sì. No, al momento ci sei. È saltato una volta prima. Ecco, adesso sei ferma. Mi avete perso? Adesso sì. Vediamo se riprende. Sì, Valentina, ti abbiamo perso. È ufficiale. Sì.
Adesso però ti muovi. Sì, adesso ti muovi. Sono in sala d'attesa con il telefono. Ok, ci sei. Si fa a turni. Esatto. Ok. Ci sono. Ci sono. Ok. Aspetta che ci sono troppo. Sentivamo, adesso te ne sento due. Troppia. Sono il vostro incubo. Allora, mi sistemo un secondo, in modo che mi vediate bene. Ok, sì, ma mi vedete, ci sono. Perfetto, mi sentite bene? Riesci a metterlo in orizzontale per caso? Sì. No, sì, ok, perfetto, perfetto. Così ti vedo a schermo pieno e chi poi vedrà il video ti vede meglio. Grazie. Sì. A voi. Allora, controllo quanto di me c'è su. Eccomi. Ok, non c'è più lo schermo condiviso, sì, è qua giù, ci sono, bene. Allora, quindi ricomincio un discorso della foglia, perché immagino che siamo rimasti a metà. E vi dicevo che la foglia invece è facilmente identificabile perché è completamente glabra, quindi senza peluria, ma ha anche un colore molto differente dalle sue vicine di casa. Quindi anche quando la vediamo insieme alle altre vicine, si identifica subito una diversità, perché lei tende ad essere più grigia, quindi ha un colore più argenteo e è anche una foglia più succulenta, quindi sentiamo proprio al tatto che è più cicciottella, insomma, delle altre, mentre invece la cicoria e il tarassaco sono più leggere, più svuotate, ok, come foglie, invece lei è una foglia un pochino più cicciottella. Poi ha questa particolarità che parte dalla rosetta basale in modo molto lineare, quindi molto piccolina, e invece alzandosi anche lei forma queste estremità che si aprono verso l'esterno, ma non forma dei triangoli. Quindi rispetto a una cicoria o un tarassaco, le sue lance che butta fuori è lanceolata, ma è molto rotonda, quindi è molto molto morbida. E quindi anche lei potrebbe essere polimorfa e quindi avere meno estremità che escono fuori, però allo stesso tempo è facilmente riconoscibile, quindi lei è molto molto facile. Il suo nome deriva proprio dagli usi che si facevano in tempi antichi per andare a scovare le lepri, quindi i cacciatori la utilizzavano per andare a scovare le lepri, che ne sono molto ghiotte, proprio un'erba che loro amano particolarmente. È un'erba che è anche molto amata da noi bipedi perché ha un sapore dolciastro, tanto che si mangia anche quasi prevalentemente, non anche, ma quasi prevalentemente cruda, i piccoli germogli, le piccole foglie in insalata, ma anche quando diventano di 12-15 centimetri comunque non sono coriacee. È una foglia che, passatemi questo termine in dialetto, che scroscia quando si mangia, quindi è croccantina e quindi ricorda molto l'insalata nel suo essere una verdura appunto cruda, e si può mettere quindi sia in insalata ma anche appunto per farcire. Io qualche sera fa l'ho utilizzata per farcire una piadina, quindi si può utilizzare veramente in mille modalità differenti. Diciamo che potrebbe sembrare sprecata in misticanza cotta con altre erbe, perché andrebbe a perdersi il suo gusto. E tra le sue proprietà che otteniamo mangiandola, raccogliendola, abbiamo proprio una regolazione del ritmo cardiaco, quindi va a avere questa azione benefica sul ritmo del nostro cuore, quindi soprattutto per chi soffre di
aritmie, di fluttuazioni, di pressione arteriosa alta o instabile, potrebbe essere un ottimo aiuto compararlo alla nostra regolare dieta e ovviamente terapia medica. Anche lei è un'erba che aiuta a depurare attraverso la diuresi o anche attraverso la sudorazione, quindi un pochettino come la sua cugina cicoria. Lei è una pianta che allora, nelle antologie il sapore innanzitutto lo paragonano a qualsiasi cosa, lo paragonano alla rucola, lo paragonano alla ricotta, non so per quale assurdo motivo, quindi trovate veramente cose lo fanno anche... spesso esatto. Paragonare a sapori che poi le assaggi dici non saprei. ma anche le famiglie, ho fatto delle ricerche in questi giorni per approfondire dei concetti e c'è un sito in particolare che ha messo tutte le piante spontanee sotto le fabacee, non so per quale motivo. Quindi ecco, anche dove cerchiamo le informazioni importanti. E vi volevo dire che anche una sua caratteristica che ce la fa distinguere dalle altre è che, se abbiamo visto bene, tutte le altre rosette basali vanno a crescere allungandosi e facendo ogni foglia sopra quella precedente, magari in modo a zig zag, quindi per non coprirsi pienamente, ma vanno uno sviluppo comunque un minimo ordinato anche quando è verso l'alto. Lei invece sembra proprio un ciuffo di erba che si intreccia. Quindi è proprio una di quelle, è facilmente riconoscibile anche dal suo comportamento, perché anche quando le rosette basali crescono vicine l'una alle altre, appiccicate, quasi vanno a mettere l'una sopra l'altra. Quindi quando noi andiamo ad analizzarla, non vediamo mai un andamento regolare della rosetta basale dal centro verso un'estremità esterna, ma vediamo proprio che ogni foglia fa un po' un giro anche su se stesso sopra le altre. Quindi questa è un'altra sua caratteristica che ci aiuta a distinguerla. È molto rinomata al nord, c'è molta richiesta al nord in cui è quasi assente. E infatti Chiara mi diceva che non era così comune da lei, però invece è molto molto richiesta proprio per il suo gusto per le insalate, quindi è rinomata nel nord Italia. Se tu hai finito, sì, sì, recupero io l'altra, perfetto. Allora, io andrei alla parietaria, che secondo me la conoscete tutti bene o male, direttamente o indirettamente, l'avrete vista sicuramente. La parietaria è questa pianta estremamente infestante, perché di solito non se ne trova solamente una piantina, molto spesso dove ne cresce una ne crescono veramente tanti altri, come potete vedere dalla figura centrale. Tutte queste piantine che potete vedere tra le rovine, tra i sassi, ecco, quella è tutta parietaria. È conosciuta anche come erba vetriola, perché ha questa, se si tocca la foglia, la lamina superiore, quindi questa qua, quella che è superiore, più verde scuro, è quasi liscia, è più scura, mentre invece la parte sotto è molto più chiara ed è ricoperta da questa peluria molto corta, quindi non è come l'ortica per cui io vedo la peluria, che però fa sì che si attacca molto facilmente ai vestiti, quindi io mi ricordo che da piccola giocavamo sempre ad appiccicarci, si possono fare i mandala sui vestiti con queste foglioline. È della famiglia delle orticacee, con cui appunto è in comune anche il fatto di essere così pelosa. Qua la vedete, qua a destra, la vedete con tutte queste piccole escrescenze vicino al fusto. Ecco, quelle sono le infiorescenze, poi le vedete più in grande, più in basso. Chi soffre di allergia ai pollini probabilmente la conosce, perché dà una reazione molto forte, ed essendo una pianta che prospera durante tutto l'anno, è facile che i suoi pollini siano presenti e quindi, se siete allergici, potrebbe non essere la vostra pianta. Tuttavia,
per le persone che magari sono più sensibili, e in generale si consiglia di raccoglierla appunto prima della fioritura. In questo modo, oltre a non avere la presenza di polline sulla pianta, se ne limita anche la presenza nell'ambiente, perché comunque andiamo a fare una raccolta di tutta quella che non andrà a fiore, e perciò comunque ci proteggiamo dalla possibilità che poi questa esploda e ci possa dare una reazione allergica. E, tra le altre cose che dicono, tra i gusti e ed eventuali le piante, dicono che questa pianta sa di noce. Sono una di quelle informazioni che è da prendere un po' come curiosità. Io non ho mai riscontrato lo sapore di noce. Tantissimo negli incolti, sui uteri, su tutti quei mucchi magari di detriti, e nelle vicinanze dei muri e proprio dei mucchi di sassi. E in particolare abbiamo questa che è la Parietaria officinalis, perciò la vediamo che ha le foglie un po' più grandi e tendenzialmente preferisce i terreni un po' più ricchi. Invece abbiamo, ed è di tutta Italia, tranne in Sardegna se non mi sbaglio, mentre invece abbiamo la giudaica, che è l'altra specie che si differenzia veramente per delle minuscole differenze botaniche, e che invece preferisce magari più stare al sole, stare sui muri, ma spessissimo capita di vederle insieme, perciò anche qua ci sono delle differenze che a volte sono proprio solo in teoria, mentre invece nella pratica si riscontra, e sono piante piuttosto trasali da quel punto di vista. Parietaria viene appunto dall'idea che fosse una pianta che cresceva vicino ai muri, vicino proprio alle pareti. Infatti la varietà giudaica è quella che è un pochino più strisciante, quindi se nella parietaria officinalis abbiamo comunque degli steli che si reggono da soli verticalmente, in quella giudaica sono un po' più prostrati e possono cercare l'appoggio ai muri. Di questa pianta si raccolgono principalmente le foglie apicali, perciò come vedete, a differenza di quelle che abbiamo visto fino adesso, si comporta proprio in modo diverso, non abbiamo una rosetta basale di parietaria, abbiamo degli steli che si sviluppano in altezza, quindi non avremo più una rosetta con diversi steli floriti che poi partono dalla stessa, abbiamo diversi steli che compongono poi la popolazione da questo punto di vista, perciò avremo più un boschetto piuttosto che dei ciuffi che spuntano, come per esempio le astracee che abbiamo visto fino adesso. Appunto dicevamo che si raccolgono, di solito in realtà è un uso che si fa in generale con le piante, si tende a raccogliere i getti apicali, perciò quelli più alti, che di solito sono i più giovani, tranne nelle rosette, perché nelle rosette i più giovani sono quelli più interni, ma nelle rosette non abbiamo dei getti di foglie apicali, solamente il fiore si alza, al massimo avremo delle foglie che abbracciano il fusto. E, appunto, si raccolgono le foglie giovani, quelle in cima, ma in realtà vanno benissimo anche quelle lungo il fusto, perciò una delle possibilità, soprattutto se stiamo tagliando con l'idea di un po' diradare la popolazione, è quella di tagliare il fusto e poi selezionare le foglie. Proprio per il fatto che è una specie abbastanza pelosa, di solito si evita di mangiare cruda, più per una questione di sensazione in bocca che altro, perciò tendenzialmente come l'ortica, ma come anche altre piante pelose, come per esempio la borragine, a meno che non siano proprio le foglie più tere, più piccole, si consumano cotte, perché perdono di solito questa caratteristica di pelosità che possono avere al tatto. E, si chiama erba vetriola nella tradizione perché veniva usata appunto per questa caratteristica di essere pelosa e un pochino ruvida per pulire i fiaschi del vino e per pulire i tegami.
Quindi erba vetriola viene da questa cosa qui. Appunto, questa è un'altra che è estremamente lenta, cioè è facile che ve la troviate. Più che magari in pieno campo, al margine di edifici, al margine dell'orto, a ridosso di recinzioni e di muri. E anche se è un qualcosa di cui si può abbastanza fare incetta senza porsi grandi problemi, perché ricresce tutto l'anno, fiorisce tutto l'anno, e ecco, quindi è un po' più facile da riconoscere di quelle che abbiamo visto fino adesso. Allora, vediamo la prossima, se non ci sono domande. Io ti chiedo di mettere, se puoi, la stellaria, il centocchio, che ha un comportamento analogo e quindi la vediamo paragonata. Allora, stellaria. Eccola qua. Io ancora non la vedo. Arriva in ritardo. Eccola, eccola, eccola. Allora, lei è la famosa Stellaria media, che è una pianta tra le mie preferite, proprio per il suo gusto e anche per il suo significato simbolico. E anche in questo caso vediamo proprio che è una pianta, un'erba, che ha un comportamento diverso dalle rosette e quant'altro. Quindi già usciamo proprio dagli schemi. È una pianta che anche in questo momento abbonda, e anche per chi ha la neve, perché è la prima pianta che spunta sotto la neve, e proprio per questo motivo è una pianta di iniziazione. È una pianta che ci ricorda che dobbiamo sempre protendere verso l'alto, verso il sole. Lei non è una asteracea, è della famiglia delle Caryophyllaceae, ma nonostante questo il suo fiore si comporta proprio come un'asteragia che va a cercare il sole, quindi ha questa particolarità. Il suo nome Stellaria viene proprio dal suo fiorellino tipico bianco, che assomiglia ad una stella, soprattutto per i sepali secondari, quindi quelli che ha sotto i petali bianchi, che come vedete fanno proprio una stellina. Esatto, grazie. E è una pianta buonissima che si mangia cruda in insalata, e si può anche cuocere senza problemi, ma siccome ha un sapore molto caratteristico che addolcisce l'insalata, è molto dolce, è difficile che si consumi cotta. E è buonissimo anche il pesto di stellaria, si fa con una manciatina di stellaria, che adesso vi faccio vedere come si identifica bene, come si raccoglie, e poi si mette in un mini pimer, se non abbiamo il mortaio per fare il pesto in casa, con dei semi oleosi, quindi noci, nocciole, pinoli, e un pochettino di olio. Si evitano i formaggi e si evita l'aglio per poterne gustare in profondità il suo gusto autentico, che veramente ne vale la pena. È una delle piante, che delle erbe che piacciono di più, che lasciano di più a bocca aperta, amata anche dai bambini, quindi nella bruschettina, proprio perché ha un sapore molto molto gradevole. Allora, il centocchio è una pianta a portamento strisciante e può anche arrampicarsi se trova un supporto, quindi una pianta, una rete, un muro, e il suo comportamento è questo. Io non so se vedete tutta la pianta, perché non vedo me stessa dal telefono, nella finestra. Quando dobbiamo identificarla e anche raccoglierla, basterà che da sopra la cimetta, che è quella che si mangia, andiamo a fare questa azione, e se vediamo, vedete bene che c'è questo piccolo peletto, diciamo, questo piccolo peletto, per intenderci, adesso non mi viene, che fuoriesce dal gambo, da una delle due estremità, abbiamo la certezza di avere di fronte il centocchio. Le sue foglie sembrano un pochettino anche loro a forma di cuoricino, è molto delicata la foglia e si mangia appunto quando non è fiorita, e si prendono quindi le cimette soltanto, non perché il resto della pianta non sia edibile, non sia gustabile, ma semplicemente perché più la pianta va verso la base, più il gambo diventa
coriaceo duro e più il peletto potrebbe proprio dar fastidio ad un'eventuale masticazione. Quindi se magari vogliamo farci il pesto, possiamo invece raccogliere le foglioline che sono lungo tutto il gambo e lo stelo. Ok, quindi è una pianta molto facile e si trova anche lei nel, dove c'è poco sole, quindi o sotto gli alberi oppure nei luoghi in cui non ricevono sole tutta la giornata e che sono molto umidi, ecco perché spunta anche sotto la neve e la troviamo tantissimo in pieno vigore proprio in questo periodo. È una pianta veramente golosissima. Una cosa importante sono proprio tutto quello che riguarda il suo effetto collaterale, se vogliamo, su di noi. Perché, a parte che, scusate, mi faccio un piccolo incipit, sia per uso interno edibile, ma anche per uso esterno. Infatti è proprio una pianta che si utilizza per tutti gli stati infiammatori e secchi, quindi si fa un impiastro, si dice in volgare, si va a triturare la pianta, a mescolare a delle altre oli, essenze o anche in purezza e si va a posizionare anche sulle palpebre chiuse degli occhi in caso di arrossamenti, di congiuntiviti, e io questa la devo provare perché i miei occhi stanno sempre con lenti a contatto, oppure per uso esterno sempre sulla pelle. È addirittura una pianta favolosa per tutti gli stati infiammatori della pelle come le dermatiti, gli eczemi, tutte le problematiche più importanti. Ha molte mucillagini, quindi è anche molto lenitiva, anche per la psoriasi o per pruriti vari, anche pruriti magari in delle zone in cui non possa arrivare con dei prodotti più importanti, quindi la bocca, quindi ci aiuta proprio in tutti questi casi. Allora, è una pianta che si dice ci aiuti ad abbassare il colesterolo e anche eventualmente a perdere peso. Ragazzi, io adesso non si può dire né pensare che mangiando questa erba spontanea si perde peso, proprio non può uscire questa cosa assolutamente, però effettivamente consumandone una buona quantità, tra le sue azioni c'è quella anche di aiutarci nella regolazione del colesterolo. Ok, contiene molta vitamina C e anche lei è un drenante, quindi aumenta la diuresi e quant'altro e abbassa di conseguenza anche la pressione arteriosa. Quando la utilizziamo internamente, le sue mucillagini, come nel caso della malva, ci aiutano a regolarizzare tutto l'introito che abbiamo nell'intestino e quindi va proprio ad aiutarci a far scivolare le parti di cibo che sono rimaste nell'intestino, ma anche le tossine che spesso non riescono ad essere espulse con facilità. Quindi è utile anche nei casi di stipsi, di costipazione o di chi vuole fare appunto una purificazione specifica e abbondante, magari dopo dei pasti un pochettino più abbondanti o più conditi e quant'altro. Il suo significato, che appunto è una pianta di iniziazione, è quello che ci porta a sciogliere i confini per arrivare al seme di ciò che scegliamo di osservare. Il suo portamento strisciante infatti ci fa capire che bisogna agire nella vita con determinazione, con costanza e con perseveranza, anche se davanti a me c'è un muro, una pianta o qualcos'altro che mi ostacola, devo arrivare al seme di ciò che voglio osservare come obiettivo nella vita. È la prima erba, vi ho già detto, che spunta e va proprio a creare integrità ai nostri valori, nella missione che abbiamo scelto di compiere in questa vita. È un'erba che ci dà la forza, ma una forza del cuore che è applicata alla speranza e ai nuovi inizi. Quindi è un po' anche un rituale da fare quando abbiamo un periodo particolare o abbiamo una nuova cosa. Quindi sarebbe anche una cosa carina mangiarla proprio per questo nuovo inizio alle erbe spontanee, quindi sentirne subito i benefici. Ok, io ci sono. Passiamo a un'erba con proprietà simili, che però torna alla rosetta. Questa l'avrete vista sicuramente un milione di volte, è la piantaggine. Ce ne sono diverse specie, le più comuni sono questa, che è la piantaggine lanceolata, come potete vedere dalle foglie.
mentre invece c'è quest'altra che è la piantaggine maggiore, che è più rotondata e più acuta. Tutte e due queste due specie sono glabre, perciò hanno le foglie che sono lisce e non hanno nessun tipo di peletto. Ce n'è un'altra che è la piantaggine media, Plantagonia, che invece è pelosa, come altre varietà che ci sono soprattutto a livello alpino, quindi in montagna. Di solito le più comuni sono queste tre, perciò la Major, che è questa, con le foglie che sono così un po' cucchiaio, e la lanceolata, che si può vedere veramente da tutte le parti. Il fiore è molto caratteristico, si riconosce facilmente anche quando fiorisce, perché ha questi lunghissimi steli molto dritti, con in cima quella che è l'infiorescenza formata da, di solito è un po' conica, sembra quasi una pignetta in cima, con tutti questi stami super visibili, perciò a volte sembra quasi un po' pelosetta, e perciò di solito è molto riconoscibile. Possiamo guardare e vedere dalla foglia che la cosa che salta più all'occhio, che è una di quelle cose che possono aiutarci a riconoscerla, sono queste nervature, che sono estremamente pronunciate, si vedono meglio nella Major, ok? Quando noi andiamo a raccogliere la pianta dallo stelo, perciò recidendo lo stelo, molto spesso rimangono in fondo allo stelo queste nervature verdi che si vedono. È uno dei modi per riconoscerla abbastanza colpo sicuro, perché è proprio l'unica. Poi appunto queste nervature a volte si riescono addirittura a togliere dalla foglia, e sono proprio delle nervature della foglia che sono così pronunciate. Come vedete anche nella piantaggine maggiore, la spiga ha più o meno lo stesso portamento, tendenzialmente è più corta, quindi non fa lo stelo lunghissimo, la spiga è più lunga, ok, il fiore è più lungo, però più o meno sono la stessa cosa, identica cosa vale per la piantaggine media. Quando i fiori fioriscono, maturano i semi, e una volta si raccoglievano anche i semi, perché come la stellaria, sia le foglie, ma soprattutto i semi, sono estremamente ricchi di fucillaggini, che sono queste sostanze che rendono, nel momento in cui si mette in acqua, rendono l'acqua quasi gelatinosa, quasi torbida, ok? E hanno appunto questi effetti calmanti sull'intestino e anche stimolanti da questo punto di vista. Perciò il seme veniva raccolto per questo. Si chiama piantaggine, se lo vediamo meglio, maggiore. Piantago viene proprio da pianta, piede. Perciò è una pianta, soprattutto la maggiore, che ama i posti, i sentieri, i posti in cui c'è passaggio. Quindi i sentieri, le stradine, anche i prati in cui magari c'è movimento di animali. È una pianta che sopporta benissimo il passaggio, perché appunto con questa forma che comunque abbraccia il suolo tende a non riportare particolari danni anche se c'è movimento avanti e indietro, e di solito crea questi tappeti di piantaggine, perciò si possono vedere tantissimi esemplari vicini, e, mentre invece la lanceolata tende magari la zona di passaggio più frequentata, e infatti vediamo che le foglie hanno un portamento diverso. Tendenzialmente la piantaggine lanceolata arriva anche a 20-30 cm di altezza quando è fuori, mentre invece la piantaggine maggiore rimane più bassa, però le foglie possono diventare veramente grandi. A me è capitato di vederne esemplari nel bosco, quindi in un suolo molto fertile, con delle foglie che erano veramente enormi. Quindi non bisogna rimanere, ovviamente si trova in un luogo in cui c'è passaggio, c'è movimento, le foglie magari saranno comunque ridotte, saranno più piccole, però se invece ci spostiamo in suoli un po' più fertili, la capacità anche di crescere moltissimo.
Una cosa interessante è che in inglese, anzi, in realtà il nome in inglese ha tutto, però il nome che le era stato dato dai nativi americani era white man food, perché in pratica quando non è una pianta endemica del Nord America ed è stata introdotta durante il periodo del colonialismo. E, in pratica le persone che venivano dall'Europa spesso trasportavano involontariamente i semi all'interno dei risvolti dei pantaloni, quindi capitava spesso che il loro passaggio venisse pian piano colonizzato dalle piante di piantaggine, quindi i nativi animali conoscevano dove c'era stato il passaggio, dove c'era il passaggio di coloni proprio da questa caratteristica, dall'apparizione di questa pianta. È una pianta veramente trasversale, nel senso che spesso si trova in tantissimi ambienti diversi, anche dove non te l'aspetti, e è una pianta che resiste bene al freddo, perciò anche in questo periodo capita di trovare le rosette, che magari sono piccole, sono un po' più concentrate, non hanno quelle belle foglie che ci sono in estate, ma possono tranquillamente raccoglibili, anzi, rimanendo un po' più concentrate, magari non ha le foglie grandi che ha più avanti la stagione, ma può essere raccolta in rosetta, mentre invece in stagione più inoltrata si può veramente mungere la pianta raccogliendo solo le foglie che ci interessano. Oltre alle foglie, dicevo, vengono usati i semi, ma possono essere usati anche gli steli florali, come vedete in questa foto. La maturazione sono più alti, più consistenti, più coriacei, ma quando sono in fase ancora di maturazione, quindi non sono ancora fioriti, come qua vediamo con tutti questi peletti, sono gli stami in realtà, le antere, quando non sono ancora fioriti, quindi sono in bocciole, sono più piccoli e teneri, vengono raccolti e vengono consumati sia lessati, come per esempio i fagiolini, sia messi sotto aceto e sotto olio, e sono molto gustosi. E le foglie si possono tranquillamente usare come verdura cotta, se sono più piccole e più giovani, volendo, si possono mettere anche nelle insalate, l'indicazione è un po' sempre quella, e hanno le stesse proprietà che dicevamo del cempasso, quindi in realtà anche la piantaggine è una pianta che viene, a cui vengono riconosciute delle proprietà di aiuto tramite cataplasmi, tramite impacchi, tramite impiastri, sempre quando ci sono magari sia contusioni che invece ferite. Ovviamente sono tutte cose che vanno fatte con un certo occhio e non vanno fatte a caso, e bisogna sapere che cosa si sta facendo da questo punto di vista, soprattutto quando si ha una ferita aperta e magari si va a mettere sopra un impiastro di erbe che non so bene dove sono state, non so bene che cosa sta facendo. Però ci sono indicazioni tradizionali che veniva usata spesso con queste applicazioni, ecco. Perciò anche questa è una pianta super comune negli orti, veramente tanto. La cosa comoda è che tendenzialmente non si diffonde per seme, ma è più facile che si diffonde da una pianta all'altra tramite le radici. Quindi, piuttosto che il soffione, che mi basta un fiore che mi invade tutto l'orto nel giro di 2 mesi, la piantaggine è una pianta che si riesce a controllare molto più facilmente, nel senso che volendo ha uno sviluppo più lento e più controllabile se si volesse introdurre nell'orto e non si vuole stare lì a strappare. Poi appunto è una pianta abbastanza contenuta, quindi fa la sua rosetta e non se ne va troppo in giro anche nel momento in cui dovesse fiorire. E quindi è un'altra pianta a cui dare un occhio spontaneo nell'orto. Allora, Valentina, hai delle preferenze sulla prossima? Guarda, io volevo aggiungere una cosa sulla Plantago Major, la maggiore,
che ha anche un delizioso aroma di funghi quando si cuoce. Quindi io lo uso spesso nei risotti. Quindi, mentre la plantago lanceolata è anche molto utile come spettorante, perché in antichità ci si facevano proprio i sciroppi per la tosse. Vero, vero. Queste sono le cose che mi erano rimaste più vivide. Io direi di fare come ultima erba comune la senape. Che è veramente un'abbondanza micidiale e quindi è bene che sia consumata. Beh, anche la silene è meravigliosa però, eh. Però la silene dura più a lungo, ce l'hai tutto l'anno, vai. Si può fare in un momento qualsiasi. Allora, lei sicuramente è tra le più viste e magari anche conosciute, perché orna qualsiasi bordura di campo incolto, ma anche delle strade, ed è riconoscibile dai fiori gialli che si iniziano a vedere da inizio estate, primavera estate, e che appunto primeggiano rispetto alle altre erbe, perché la senape bianca, Sinapis alba, è proprio un apportamento di quasi cespuglioso, quindi la singola pianta ha un portamento che si protende verso l'alto, ma le cui foglie continuano a crescere, quindi sembra un po' una forma di pallone gigante che continua a svilupparsi a tutte le sue estremità, ok? Può raggiungere anche il metro e mezzo di altezza tranquillamente, e quindi abbiamo di fronte una pianta che è veramente un'abbondanza divina, sia per la quantità che se ne trova, sia per la quantità intesa come grandezza della pianta che raggiunge, e sia proprio per l'utilizzo, perché è una tra le pochissime piante che non diminuisce troppo in cottura, quindi un'altra cosa apprezzabile che effettivamente rispetto a quella che raccolgo non ne avrò così tanta meno dopo averla cotta. È una pianta che riempie anche tantissimo, è un'altra di quelle erbe che io consiglio di mangiare da sola in purezza, perché avendo un sapore molto delicato, le foglie sto parlando, è anche una pianta molto molto gustosa. Si mangiano, si consumano le cimette, che quando la piantina è piccolissima, quindi è appena appena accentuata al terreno, si confonde facilmente con la rucola selvatica oppure con un'altra pianta che da noi è sempre una rucola selvatica, che è la sua cugina, sempre parte delle brassicacee, ma è con il fiore bianco, che si chiama, è un nome che non mi viene mai di. Aiutami un po', Chiara. Diplo. È sparita Chiara. Dove starà? Vabbè, comunque è una cugina della rucola. Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Sì, sì. Ok, quindi è solo Chiara che è sparita. Quindi dicevo che è una cugina, sono tre cugine perché sono tutte della famiglia delle brassicacee, quando sono piccoline si possono confondere, ma basterà aspettare un paio di settimane che la senape bianca svetta rispetto alle altre in modo molto molto notevole, quindi già si riconosce per la sua grandezza e per le sue foglie più chiare e anche più ampie. Comunque in questo caso ci troviamo di fronte a tre erbe che, se non sappiamo e ce le confondiamo, sono tutte e tre edibili, però la rucola selvatica ha un sapore di rucola e anche un odore molto accentuato. L'altra cugina con i fiori bianchi invece ha un sapore molto più neutro, infatti non odora nemmeno di rucola, e mentre la senape è anche detta dalle nostre parti cima di rapa dei poveri, eccolo, perché quando sta per fiorire effettivamente l'infiorescenza poco sviluppata con queste fogliolone grandi sembra effettivamente la stessa morfologia di una cima di rapa.
con il piccolo broccoletto, quindi anche chiamate in questo modo. Si consumano le parti più tenere delle foglie, quindi si vanno a tagliare le cimette che sono anche laterali della pianta, le ascelle, e se abbiamo delle foglie piccole si va a cucinare tutto. Quando la foglia si ingrandisce, il gambo diventa più coriaceo, più duro, ok? Quindi si va a sfilare, quindi si prende da sotto la pianta, adesso lo faccio con un'altra erba, non è questa, si prende da sotto e si tirano le foglioline che sono sotto finché non si strappa. Questo è proprio un modo per poi portarle in cottura. Tra i suoi aspetti positivi c'è anche quello che essendo una pianta alta non si sporca più di tanto di terra o con altre erbe, quindi effettivamente come si raccoglie si porta in casa, c'è poca pulizia dietro a questa pianta. Quindi ci sono tre modi di consumarla: si consumano solo le foglie prima della fioritura, si può consumare la cimetta con il broccoletto finché tutti i fiori sono ancora chiusi, quando la pianta fiorisce invece si consuma soltanto il fiore, che ha un sapore invece più intenso, più piccantino, proprio tipico della senape, e si mette o crudo nelle insalate o ovviamente nelle classiche frittate e quant'altro. Ed è anche lei una tra le mie specie preferite. La cottura che io prediligo, la cottura sempre in acqua, quindi lessata, e poi lasciata freddare e condita con olio e limone. È una sciccheria, nel senso che a me piace veramente tanto ed ha un sapore molto molto apprezzabile, molto delicato. I suoi semi si chiama alba proprio perché i semi sono chiari, sono bianchi, mentre ci abbiamo anche la nera e la bruna, se non erro. E i semi della senape bianca, che sono chiari, sono molto similari alla senape coltivata e con cui si fa la classica salsa di senape. Quindi praticamente si possono triturare e crearci una specie di mostarda, diciamo così, tipica come fosse la senape tradizionale, anche se meno intensa come sapore, oppure crearci la classica mostarda che si fa anche con la senape, quindi con lo stesso procedimento per chi già magari è più avanti, è più bravo. Che è una brassica, si capisce, sia dalle foglie che dal portamento del fiore, perché fa le classiche silicue con i fiori belli grandi e anche con i semi all'interno delle silicue belli grandi, quindi si possono raccogliere, conservare e poi seminare per un sovescio, una pianta che è indicata per il sovescio. Una cosa anche importante sui semi è che anche essi sono edibili non solo per farci la classica salsa, ma anche come lassativo, quindi proprio presi a digiuno. Chiara è sparita, si è sconnessa. Va bene, continuiamo con la senape sperando che si possa riconnettere a breve. Eccola! C'è di nuovo! Siamo. Oggi la connessione fa casini a tutti. E anche qua considerate che i suoi utilizzi risalgono già dai tempi degli Egizi, quindi pensate anche lei quante informazioni si porta nel DNA. La senape nera è con noi dall'età del bronzo, che è una sua sorella, quindi è veramente fantastico. Si utilizzava molto come digestivo. Nel Medioevo era molto famosa, ecco perché erba dei poveri o cima di rapa dei poveri, perché appunto essendo così abbondante sfamava veramente le famiglie più povere. Anche lei ha tantissimi significati intrinsechi nella pianta stessa, proprio perché ha questo colore giallo e perché protende verso l'alto con i suoi fiori, ci aiuta a sostenere la nostra fede, quindi è la pianta che ci apporta fede, che ci fa capire il concetto di avere fede. Il giallo del fiore rafforza il plesso solare, quindi quello che abbiamo nello stomaco, e ci fa credere anche un pochettino di più in noi stessi, ecco dov'è l'atto di fede. Rafforza anche la fiducia che abbiamo nei nostri progetti e noi stessi. E per fare quella classica salsa si fa semi più aceto e acqua, poi il procedimento preciso non lo so,
e sembra la classica salsa senape. È anche molto depurativa ed è una di quelle piante che aiuta nei dolori reumatici, perché contiene molti principi attivi. Ci si può fare anche un bel unguento, diciamo così, con la farina dei semi messi nel gel di aloe e allungati, se serve, con un po' di acqua o anche i semi di olio di semi di lino. E nella, diciamo così, tradizione anche un po' credente, magica, si dice che i semi di senape, se messi in un sacchettino rosso e portati con noi, ci aiutano a proteggerci dal raffreddore e aiutano anche ad aumentare le nostre abilità psichiche, quindi ci dà un'attività psichica più viva, più importante, quindi delle intuizioni maggiori. Queste sono sempre delle cose che a me piace condividere, insomma, ma ovviamente non è una nomenclatura, un'informazione scientifica. Un'altra cosa che si facevano anche dalle nostre parti nell'antichità è prelevare questi semi bianchi di senape e poi spargerli a spaglio davanti casa come indice di protezione, quindi di protezione da, una volta si dicevano, dai maligno, ma il maligno potevano essere le malattie. Ok, quindi tutto quello che concerne uno stato non ottimale di salute, di economia, di umore, quindi tutto quello che concerne un non star bene, in poche parole. E si bruciavano proprio quando c'erano degli stati anche emotivi particolari, quindi delle depressioni importanti, delle malattie, perché diceva che bruciando questi semi ci si liberava da questi stati più pesanti e quindi dalle energie sottili più opprimenti e più negative. Quando i semi vengono mangiati da una donna aumenta anche la fertilità, e questa è un'altra cosa che si è semplicemente tramandata oralmente, quindi che vi rilascio così come l'ho presa. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa tu sulla senape? No, io ascolto sulla senape perché da me non è per niente comune, quindi in realtà anche per me sono tutte nuove. Sì, qua non l'ho mai vista molto frequentemente, devo dire. Sì, non... Infatti quando mi mandi le foto delle tue distese di senape, un pochino rosico, come tutte le altre tue piante invernali che da me sono sotterrate dalla neve. Allora, giusto la piantaggine. È un ciclo vizioso che poi magari io rimpiangerò le tue e tutto il ben di Dio che hai in montagna, anche di officinale che mi ha mandato le foto, sono meravigliose. Poi sono amante delle orchidee in montagna, le orchidee selvatiche. Vai tranquillo proprio. Ragazzi, io vi do la buonanotte perché i miei occhi non sopportano più le lenti, come vedete. Neanche l'impasto basta. La calendula e il centocchio, ma mi sa che non me la caverò così facilmente. Perché te la metti proprio dentro. Avanti. Grazie Valentina. Buonanotte, grazie. Buonanotte. E grazie ad Alessandro. Quindi confermiamo per venerdì, tutto? Va bene. Yes. Grazie. Venerdì questo, chi arriva? Venerdì questo. Sì. Grazie a te. Buonanotte. Grazie, ciao. Grazie. Ciao a voi, ciao.